Bene, bene, bene. Dovremmo essere in live. Adesso, come sempre, aspettiamo che arrivi un po' di gente. Quindi, do intanto il benvenuto a quelli che sono già qui, che mi stavano aspettando. Siete assolutamente i migliori. E a chi ci sta guardando in differita, dico: qui da noi sono le 22. Prima delle 22:10, direi che non inizieremo come la volta prima. Quindi, salta al minuto 10 del video per guardarti la discussione del capitolo 2 di Gödel, Escher e Bach, un'eterna ghirlanda brillante. Nel frattempo noi facciamo un po' di chiacchiere, quindi se hai bisogno di qualcosa da ascoltare mentre fai le pulizie o mentre fai jogging, questo è assolutamente perfetto, altrimenti salta al minuto 10, io t'ho avvisato. Benvenuti, benvenuti, benvenuto Ettore. Oggi siamo addirittura su Facebook, YouTube e Twitch, stiamo colonizzando Internet, e va bene così. Buon benvenuto a Ettore, Plank, Emilio, Chiuccio, siete tantissimi come sempre. Io, sapete, vi seguo su YouTube, Twitch, ho tutta questa chat mescolata. Vediamo se ci sarà qualche eroico spettatore su Facebook. Naturalmente Twitch è conteggiato male come sempre, però mi aiutate a raggiungere la partnership. Questo è molto buono, molto buono. Sergio, Francesco, benvenuti tutti. Antonino, ciao, 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 angolo dello svapo. Purtroppo non posso salutare tutti, questa chat è decisamente attiva. E ancora una volta, facciamo 10 minuti di chiacchiere, quindi se volete chiedere una qualunque cosa, questo è il momento giusto per farlo, perché poi ci buttiamo nel capitolo. Allora, Andrea Asciuto mi chiede una cosa molto importante, quindi chiariamola subito. Al video del capitolo 1 dicevi che ce n'era uno sull'introduzione. Dove sarebbe? Non lo trovo. Non lo trovi? Sì, perché l'abbiamo fatto su Twitch io e Costanza, che saluto, Costanza Polastri, sul suo canale Twitch, ma non su YouTube. Quindi la diretta non è rimasta online. L'abbiamo registrata separatamente, andrebbe montata. Quindi questo è un lavoro che mi prenderà del tempo, a un certo punto apparirà, ma come ho chiarito, spero di aver chiarito un paio di volte, tutti i video dal capitolo 1 in poi non fondano alcunché sul video fatto sull'introduzione. Quindi, in un certo qual modo, è tipo un episodio bonus, tipo l'episodio di Natale, e nessuno sa dove sia finito, la traccia scomparsa, l'undicesimo comandamento, ma non ne avete bisogno per seguire questo progetto. Quindi capisco, possa dare un po' fastidio, possa dare un po' fastidio, ma risolveremo a un certo punto e ripeto, potete seguire il progetto con noi tranquillamente. Con noi e per noi intendo me e tutti gli ospiti che arriveranno, di cui non posso ancora fare i nomi, anche se un mio caro amico mi ha già detto di sì, l'ho spoilerato, insomma, sul gruppo. E se volete scoprire qualcosa sui prossimi ospiti, non ne ho parlato sul gruppo del Jeb, ne ho parlato in un gruppo un pochino più ristretto, che è Crocevia del Multiverso, lo trovate in descrizione, che è il gruppo di spazi attorcigliati sostanzialmente. Quindi lì è quello in cui si parla un pochino più tranquillamente tra amici. Allora, Plank mi chiede: quando mi chiedono di cosa parla questo libro, sembra un senso di stranezza su come rispondere. Io ti direi che cerca di definire una cosa che si chiama strano anello, e che se si potesse definire in una frase l'avrebbe fatto anche Hofstadter, e in qualche modo tenta di farlo portando degli esempi, che è un ottimo modo per indurre poi la nozione astratta e generale, e lo fa ripercorrendo un po' la sua strada intellettuale, muovendosi di qua e di là in maniera veramente poliedrica, tra arte, musica, logica, intelligenza e tutto quello che verrà. Quindi un pochino complesso, ma secondo me si può fare. Questo commento mi è arrivato anche su YouTube, quindi immagino l'autore sia lo stesso. No, aspetta, mi stai dicendo che hai gli occhiali con una sola stanghetta by design? Ovviamente no. Avevo spaccato. Vedete, poi mi vedo specchiato. Avevo spaccato questa stanghetta tempo fa. Quando l'ho cambiata, mi è stato detto che si sarebbe spaccata anche l'altra. Insomma, la profezia, quod demonstrandum erat, si è rivelata corretta. Porresti delle critiche a questo libro, quali credo sia meglio attendere
la fine lo leggiamo insieme, ne discutiamo passo dopo passo, potenzialmente poniamo delle critiche ai vari capitoli, ma prima di parlare del libro in toto mi prendo la libertà di finire il percorso, perché credo sia molto più interessante parlarne con delle persone che hanno letto il libro intanto, e poi perché ho deciso di cercare di metterci la minor quantità di giudizio possibile. Questo è impossibile, no? Perché mi gaso quando leggo, ma vorrei evitare di creare pregiudizi in chi legge, ok, con me. Quindi cerco di parlare del capitolo, magari, poi insieme ci formiamo un'opinione con la discussione, no? Quindi senza calare dei giudizi immotivati. Banalmente, vedete, sono tutti storti. Banalmente dovrei portare degli esempi di cose che succedono nel libro, no? Per dare un giudizio globale, motivandolo. Quindi sarebbe un tradimento di quello che ho detto quando ho detto che, per quanto ci riguarda, noi parliamo solo dei capitoli da questo indietro, no? Perché altrimenti è un po' scorretto nei confronti di chi se lo sta leggendo per la prima volta, spero la maggior parte di voi. Quindi siamo un po', ancora una volta, aspettiamo ancora quei 4 minuti, quindi se ci stai guardando in differita, davvero, salta sti 4 minuti in cui chiacchieriamo e vediamo che succede. Intanto permettetemi di controllare che tutto stia andando bene su tutte le piattaforme, questo è molto importante. Quindi, come vanno le cose su Twitch? Sembra che vada tutto per il meglio, sembra che vada tutto per il meglio. E su YouTube anche, quindi ci siamo. Poi questo video sarà ovviamente disponibile sul mio canale YouTube, per un po' anche sul mio profilo Twitch. Non ho ancora capito fino in fondo come questa cosa funzioni, ovvero quanto il video resti, con quale forma di canale, no? Di partnership, eccetera, si possono salvare. Queste robe non le ho ancora capite, Twitch non lo capisco molto bene, ma su YouTube lo troverete di certo, quindi quello so come funziona. Allora, Team Twitch batte Team YouTube, dice Plank. Beh, non lo so, io sono ovviamente molto più attivo su YouTube, se non seguite il canale fatelo, perché è lì che arriva tutta la roba cicciosa. Tra le altre, tra poco usciranno dei video un pochetto polemici, quindi spero producano flame, un bel regalo di Natale, si inizierà a parlare un po' di politica, quindi dei biscottanti. Vedete che stiamo salendo coi numeri, quindi siamo più o meno un centinaio, quindi tra poco iniziamo. Un paio di minuti ancora, quindi se avete qualcosa da dire salutiamo Costanza, che è arrivata in chat, e avevamo già salutato prima. Gabriele ci dice, ciao Davide, non sono riuscito ad arrivare al capitolo 2, dai me lo spoiler un po', oggi parlo del capitolo 2, e non parleremo del capitolo 3, del capitolo 4, del capitolo 5, e così via. Oggi parliamo del capitolo 2, e fine. E se mi avete la pazienza di seguirmi fino ad aprile, lo facciamo tutto. Quindi manca davvero poco, abbiate un minimo di pazienza, ma vedo che ne avete. E se non conoscete Gabriele, andate a seguire anche Gabriele, che è fenomenale. Vedo che qualcuno ci segue anche su Facebook, se è straordinario. Francesco ci dice, io questo libro ce l'ho, ma l'ho accantonato per le tante cose da fare. Pensi che ne valga la pena di ritagliarmi qualche pezzetto di tempo e finirlo? Guarda, se pensassi che non ne vale la pena, non starei qua a farci 2 ore di chiacchierata ogni settimana. Ci dice Stefano, ci dice, io ti voglio bene, mi piacciono un sacco i tuoi video, ma stasera è più da Dragon Ball che da fisica. Se c'è Dragon Ball, io cosa posso fare? L'ho visto tutto in simulcast, quindi non ho più Dragon Ball da guardare. La storia su Instagram è un'anticipazione sui futuri video politici? No, perché i miei video saranno politici e polemici con la gente. Io credo che si debba sempre fare un po' di autocritica prima di, quindi sarà un video rivolto soprattutto a chi parla di razionalità in politica, generalmente fraintendendo sia il senso della parola politica che il senso della parola razionalità, quindi avrò metà del mondo scientifico contro, non importa. È il primo progetto di questo tipo che fai, mi chiede Riccardo Di Benedetto, sì, però, insomma, vediamo, potrebbe non essere l'ultimo, allora,
Giovanni ci dice, domandina tecnica, perché su Twitch appare il tag inglese? Io che diavolo ne so. La democrazia non esiste, Dio di Freddi, non lo conosco, immagino parli del teorema di Arrow, anche quello non sarebbe una cosa interessante, ma è più matematica. È più matematica, io invece sto parlando proprio di politica in senso stretto. Allora, direi che siamo giunti al momento fatidico e dobbiamo iniziare a parlare del capitolo 2 di Gödel, Lesch e Bach. E quindi, se non avete qualcosa da aggiungere, io intanto bevo un sorso d'acqua con la meravigliosa tazza brandizzata di Spazi Attorcigliati che viene pigliata dal green screen, ma che mi permette di rinfrescarmi. Quindi, se volete una tazza, la recuperate in descrizione. E come sempre, questo capitolo comincia con un dialogo. Abbiamo detto che tutti i capitoli hanno una struttura dialogo più esposizione di alcuni temi già introdotti con il dialogo. Quindi badate bene, adesso vedrò poco la chat. Qualcuno mi dice vogliamo ospite Carlo Rovelli, va convinto. Però magari non mettiamo limiti alla provvidenza, come dice il mio caro amico Daniele. Quindi adesso io non guardo più la chat, magari ogni tanto butto l'occhio, quindi non aspettatevi che io riesca a leggere tutti i commenti, naturalmente postate, poi li recupererò in una fase finale di domanda-risposta o capendo più o meno cosa è successo nella chat. Adesso ci concentriamo sul capitolo. E dicevamo, come sempre, il capitolo si apre con un dialogo, ok? E il dialogo è intitolato Invenzione a due mani ed è ripreso in realtà da un dialogo di Lewis Carroll. Lewis Carroll, posizioniamolo nel tempo, è nato nel 1832, ovviamente me li sono scritti, è morto nel 1898. Me li sono scritti, per chi si abbona al TPI di Spazi Attorcigliati c'è anche la possibilità di recuperare gli appunti, che possono essere molto comodi se perdete un capitolo, ma trovate tutto nella descrizione, sia sì, a due voci, non a due mani. Fingeremo che si tratti di una battuta. Allora, ci sono, come sempre, Achille e la tartaruga. Ok, dicevamo, è un dialogo ripreso da Lewis Carroll, okay, che fu anche un matematico e un logico. Saprete tutti che Alice nel Paese delle Meraviglie è pienissimo di matematica da tutte le parti, trasuda matematica, è un romanzo che davvero potrebbe aver scritto uno di noi, una personaccia, come io non scrivo bene come Lewis Carroll, ma se scrivessi bene come scriveva Lewis Carroll sarebbe sicuramente il tipo di romanzo che scriverei, perché è pienissimo di matematica veicolata con metafore, analogie, senza che tu te ne renda conto, che è più o meno quello che cercano di fare i dialoghi all'inizio dei capitoli di Hofstadter. Quindi, invenzione a due voci. Achille si siede sulla tartaruga, questa è la prima cosa che succede, che è una sconfitta totale per il vecchio Zenone, che, tra parentesi, in questo caso, manco si palesa. Quindi, Achille si siede sulla schiena della tartaruga, si parla di solvitur ambulando, no? Il paradosso di Zenone è stato risolto semplicemente con la corsa di Achille che ha raggiunto la tartaruga, come succede nel mondo a cui siamo abituati, nel mondo che ci sta intorno. E quando si chiedono come questo sia stato possibile, Achille constata che, caspita però, semplicemente le distanze tra lui e la tartaruga continuavano a diminuire. E lì la tartaruga, che è un po' quella che stuzzica, è un po' quella che mette un po' di peperoncino intellettuale, dice, sì, ok, ma e se le distanze fossero aumentate completamente? Come vi ho detto, io divagherò. Mi sono arrivati molti commenti, per fortuna, contenti per le divagazioni, quindi continuerò a divagare, ci metterò dentro un sacco di altra letteratura e un sacco di fisica, di quello che faccio di mestiere, ormai sto iniziando a fare di mestiere, e la letteratura con cui inizio è Le bizzarre avventure di Jojo, che è un fumetto, perché quando la tartaruga parla di distanze che aumentano continuamente, io non ho potuto non pensare a Green Green Grass of Home, che è un
il potere stand, un potere di un personaggio che appare nella sesta serie, che è una sorta di bambino verde, avvicinandoti al bimbo verde si riduce la tua dimensione, quindi la distanza aumenta, quindi più o meno possiamo immaginarla in questo modo. Se c'è qualcuno che lo legge qui, immaginatevela così. Per gli altri che seguono l'animazione è naturalmente un piccolo spoiler, ma poco male, un omuncolo creato da un dito di Dio, una roba un po' strana. Quindi immaginiamo questa cosa, qui pensa la tartaruga, come un potere stand delle bizzarre avventure di JoJo, per chi lo conosce. E lei, adesso battute a parte, si propone di ideare e raccontare un simile scenario, ovvero una gara, tra l'altro una gara che sembra... una gara che sembra una corsa, che sembra solubile in due passaggi, ok? E possa concludersi in due passaggi, invece, in cui le distanze continuano ad aumentare in un certo senso, naturalmente metaforico, e non si conclude mai. Achille, naturalmente, dice se le distanze fossero aumentate, lei avrebbe già fatto un sacco di volte il giro della Terra prima di essere raggiunte. Quindi Achille tira fuori il suo quaderno. Si dice che le armature degli antichi greci non avevano tasche, questo è come sempre. Hofstadter ci porta fuori dal tempo, fuori dallo spazio, e cerca in tutti i modi di ricordarcelo, cioè proprio ce lo butta addosso in continuazione, quindi fa queste battute. Hofstadter, secondo me, si trova estremamente simpatico. Io lo trovo simpatico e io mi trovo simpatico, ma Hofstadter si trova particolarmente simpatico. Quindi questa battuta sulle cose che al tempo di Achille e la tartaruga non erano ancora state inventate, viene reiterate, riproposte, e ancora una volta ci dice che la stenografia, per scrivere più velocemente, non è ancora stata inventata, verrà inventata tra alcuni secoli, quindi ancora una volta siamo fuori dal tempo. Però Achille che probabilmente non sapeva scrivere, un soldato, però comincia a scrivere. E quindi parliamo della prima proposizione di Euclide, del primo, insomma, sostanzialmente una cosa che anche lì non c'è ancora, no? Una cosa che sarebbe apparsa tre secoli dopo, e anche qui Hofstadter ci fa la battuta, e quindi quantomeno ci posiziona in un tempo, ma quel tempo è un tempo fuori dal tempo, quindi è quasi una presa in giro, capite? E cerchiamo di illustrarla. Allora, se mettiamo... quando mi muovo l'universo si vede sotto, a meno che io non stia lontano, quindi cercherò di stare lontano, sì. però è importante che il chroma key ci sia. Perdonami Andrea, spero tu possa perdonarmi. Allora, cerchiamo di illustrare questa idea della prima proposizione di Euclide, no? Proposizione A: se A è uguale a B e B è uguale a C, allora A è uguale a C, ok? Ragazzi, così non sono più un tema gli occhiali, ok? Questa è la prima ipotesi della nostra deduzione, ok? È la proprietà transitiva dell'uguaglianza, ok? Quindi se una cosa è uguale a un'altra cosa, e quest'ultima cosa è uguale a un'altra cosa, la prima e la terza cosa sono uguali tra loro. Ho detto in modo molto chiaro, se A è uguale a B e B è uguale a C, allora A è uguale a C, che è un fatto su cui potremmo essere tutti tranquillamente d'accordo, per sommi capi, quantomeno in una grande varietà di contesti astratti e reali. E poi che preso un triangolo, le lunghezze di due suoi lati siano uguali a una certa lunghezza L, ok? Quindi la lunghezza del lato A e la lunghezza del lato B sono rispettivamente uguali a L, sono entrambe uguali a L. Mettendo questa cosa insieme, A uguale a L, B uguale a L, insieme alla prima proposizione, quindi se A uguale a B e B uguale a C, A è uguale a C, ok? Abbiamo che A è uguale a B, quindi la lunghezza di un lato è uguale alla lunghezza di un altro lato, che è una roba, no? L'ho girata tantissimo, l'ho estesa, super estesa, sostanzialmente è quello che facciamo ogni volta che misuriamo qualcosa con un righello. Prendiamo un triangolo isoscele, no? Con due lati uguali, cioè un triangolo che sappiamo avere due lati uguali, ma dimentichiamocelo, prendiamo questo triangolo, poniamo un righello di fianco al primo lato e misuriamo 10, poniamo un righello di fianco al secondo lato
e misuriamo 10, e quindi il primo lato misura 10, il secondo lato misura 10, quindi è uguale alla porzione numerata con 10 del righello, uguale alla porzione numerata con 10 del righello, e se assumiamo che quando A uguale a B e B uguale a C, anche A è uguale a C, allora i due lati sono lunghi uguali. Ok, l'abbiamo, l'abbiamo proprio sviscerata. E facciamo molta attenzione. Noi potremmo non essere d'accordo con questi assunti, potremmo non essere d'accordo con la prima proprietà, ovvero la transitività dell'uguaglianza, o potremmo non essere d'accordo con le misure dei lati del triangolo. Non di meno, concordiamo tutti sul fatto che questa deduzione sia corretta, ovvero che se sono corrette quelle due ipotesi, allora è corretta la conclusione della deduzione. Questo è molto interessante. Chiunque abbia studiato matematica vi si è scontrato senza dubbio. C'è un senso di correttezza delle deduzioni logiche. Scusate, ma mi fermo per ringraziare chi ha donato, ok? Questa è una cosa che farò, quindi grazie Francesco. Noi, quando studiamo un teorema, quando studiamo una dimostrazione, quando analizziamo un ragionamento, noi ci rendiamo conto che quel ragionamento soddisfa certe regole implicite che spesso non siamo neanche in grado di mettere sulla carta, però sappiamo riconoscere un ragionamento corretto da un ragionamento scorretto, e lo sappiamo riconoscere quasi intuitivamente. A naso uno verrebbe pure da dire che certo, questa è una, per una pressione evolutiva siamo stati costretti a saper distinguere un ragionamento corretto da un ragionamento scorretto, perché l'uomo delle caverne che dice, caspita, le tigri mangiano carne, io sono di carne, quindi la tigre mi mangia, ok, è un uomo delle caverne che fa un ragionamento corretto e quindi evita la tigre, l'altro che non fa questo ragionamento, fa un ragionamento scorretto, viene mangiato dalla tigre, quindi non può riprodursi e così via. Ad ogni modo, noi abbiamo un certo sesto senso per i ragionamenti corretti, indipendentemente dalla correttezza delle ipotesi. Quindi la sostanza è che quando noi ragioniamo, quando leggiamo un ragionamento, quando analizziamo una dimostrazione matematica, la dimostrazione di un teorema, la dimostrazione vera, non quelle che facciamo in fisica, noi al di là della correttezza delle ipotesi, al di là della conseguente correttezza della conclusione, riconosciamo una correttezza della struttura logica del ragionamento. È come se ci fosse un altro strato, no? Che poi va a contenere, uno strato sottostante che va a contenere il contenuto delle proposizioni. Ma già qui, rendiamoci conto, quando noi facciamo una dimostrazione c'è dell'altro. Non c'è solo la correttezza delle ipotesi, c'è anche la correttezza della struttura della dimostrazione. E gran parte di questo libro parla proprio del tentativo di dare forma a una teoria della struttura delle argomentazioni. Quindi esplicitare queste regole implicite che rendono un ragionamento corretto o scorretto indipendentemente dalla correttezza delle ipotesi da cui parte il ragionamento. Quindi discussione ad un livello più basso, ancora una volta. Ci muoviamo tra i livelli. Possiamo sperare in tal modo di generalizzare questo indipendentemente dal contenuto, no, delle ipotesi, quindi trovare delle forme generali, magari 10 ragionamenti del tutto indipendenti, uno inerente alla pesca, uno alla geometria, uno alla finanza, però fatti in modo formale, no, con i metodi della matematica, possono magari essere accomunati da una comune struttura logica del ragionamento, e forse questa disciplina che esplicita le regole implicite che distinguono un ragionamento corretto da uno scorretto può occuparsi contemporaneamente di tutti questi ragionamenti. Quindi più o meno questo è l'insight che ci vuole dare questo passaggio, no? La nostra tartaruga. Ok? Cerchiamo di costruire quindi uno schema generale. Ok? Proposizione ipotetica, ok? Se A e B sono vere, allora deve essere vera anche Z. Quindi questo è un ragionamento dove A, B e Z prima erano rispettivamente la proprietà transitiva dell'uguaglianza, le misure dei lati, e Z era la nostra proposizione sull'uguaglianza delle misure dei due lati. Ma in generale, se A e B sono vere, allora è vera anche Z. Due ipotesi, una conclusione, e possiamo immaginarci due lettori ipotetici un po' paradossali. Achille pure si stizzisce in questa situazione, però ce li possiamo immaginare.
Il lettore ipotetico 1 dice: accetto la proposizione ipotetica, quindi riconosco che la struttura di questo ragionamento è corretta, ma non accetto A e B. Quindi questo è un ragionamento corretto, strutturalmente, ma che parte da ipotesi sbagliate, che quindi, in generale, ci aspettiamo genere una conclusione sbagliata. Ok? Il lettore ipotetico 2, quindi questo lettore, pur accettando la correttezza della struttura del ragionamento, è una cosa che va fatta. Questo è un passaggio non scontato, tutto è tutto lì. Capire questo capitolo significa capire che la struttura, noi implicitamente riconosciamo delle strutture di ragionamento corrette o scorrette, ma che questo non è scontato. Quindi potenzialmente noi possiamo metterci a un metalivello e non solo discutere il grado di verità delle ipotesi di un ragionamento, ma anche il grado di correttezza della sua struttura logica, cosa che invece noi di solito facciamo implicitamente, su cui siamo tutti d'accordo, no? Quindi il lettore ipotetico 2 potrebbe dirci: caspita, sì, io accetto la verità di A e B, ma non riconosco la correttezza logica della deduzione. Quindi o rinunciando ad accettare la correttezza logica della deduzione o della struttura del ragionamento o rinnegando le ipotesi, io posso giungere a rinnegare le conclusioni. Quindi non è necessario né rinnegare la struttura del ragionamento né le ipotesi, basta negarne una, quindi in qualche modo è necessario accettare sia il grado di verità dell'ipotesi che il grado di correttezza della struttura logica del ragionamento per poter accettare la conclusione. Ok? Però facciamo attenzione, perché anche la nostra proposizione ipotetica è una proposizione da assumere come vera o falsa, ed è quello che stiamo dicendo, no? Io posso accettare o non accettare la struttura del mio ragionamento, ma la struttura del mio ragionamento non è altro che un qualcosa che io posso scrivere in forma di proposizione, quindi posso incorporarlo nelle ipotesi. Ma allora c'è un problema, perché io non sto più dicendo se A e B sono vere, allora è vera Z. Io sto dicendo, se A è vera, B è vera, ed è vero che A e B implicano Z, allora Z è vera. Sto promuovendo la struttura del ragionamento a proposizione, o la sto declassando, che dir si voglia. Quindi io sto discutendo il grado di verità delle due ipotesi e di un'altra ipotesi, ovvero che il fatto che le prime due implichino effettivamente la conclusione. E quindi è finita, no? L'abbiamo fatta, l'abbiamo promossa. Eh no, perché anche qui c'è una struttura di ragionamento. Noi A e B implica Z è una proposizione che chiamiamo C, e quindi adesso noi stiamo dicendo se A è vera, B è vera ed è vera C, ovvero è vero che A e B implicano Z, allora è vera Z, da tre ipotesi una conclusione. Ma siamo certi che questo ragionamento sia corretto? Dire A, B e C implicano Z è sufficiente, perché ci troviamo nella stessa identica soluzione di quando pensavamo che A e B da sole implicassero Z. Anche qui stiamo implicitamente assumendo che il ragionamento sia corretto, e noi non lo vogliamo fare, noi vogliamo esplicitare tutto. E quindi emerge una nuova proposizione. Emerge una proposizione in cui diciamo che se A è vera, B è vera, e se è vero che A e B implicano Z, allora è vera Z, e assumiamo che questa proposizione sia vera. Quindi si genera una nuova proposizione di A più B più C implica Z. E quindi adesso noi diciamo, se A è vera, B è vero, se è vero C, ovvero che A e B implicano Z, e se è vero che A, B e C insieme implicano Z, allora Z. Ma così ci ritroviamo nella stessa situazione. Anche questa è una struttura di ragionamento. Anche qui noi deriviamo da quattro proposizioni una conclusione. E se non accettassimo la verità, la correttezza di questa deduzione, che può essere messa in forma di proposizione, ancora una volta A più B più C più D implica Z, e quindi discussa da un punto di vista del suo grado di verità, e così via. Quello che vediamo è un'iterazione infinita, sono le distanze crescenti di cui parlava la tartaruga, e questa iterazione infinita somiglia tantissimo, come dice Hofstadter, a un canone ascendente. È una occorrenza dell'idea di strano anello, in qualche modo, se poi ricaschiamo giù. Lo strano anello prevede anche che riscassimo giù. Per ora è solo una struttura ascendente all'infinito, ma già così è molto interessante, perché non vediamo una fine.
Non c'è ragione per cui al passaggio 7.893 questo processo debba fermarsi, si va avanti, siamo ogni volta all'inizio, solo con un'ipotesi in più, quindi appunto canone ascendente, come Bach sale di scala, noi saliamo con numero di proposizioni, ma ci troviamo sempre nella stessa situazione a dover ripetere la stessa operazione. E questo è molto, molto, molto interessante, perché stiamo in qualche modo dicendo... Stiamo in qualche modo dicendo che per accettare una deduzione semplicissima come quella di prima, quella sui lati del triangolo, noi stiamo implicitamente accettando infinite proposizioni, o se vogliamo metaproposizioni, che si posizionano a livelli metalinguistici o metadeduttivi, metalogici, via via più alti, no? Una torre infinita di proposizioni. Gli stringhisti qua spero abbiano sorriso. Abbiamo una deduzione, abbiamo una proposizione sulla correttezza di quella deduzione, quindi una deduzione più ampia, meta deduzione, una nuova proposizione, e così via, costruiamo salendo di livello, quindi accettando implicitamente una deduzione, anche la più semplice, stiamo implicitamente accettando infinite meta ipotesi, e questo è assolutamente interessante, perché il nostro cervello è finito, ma può fare questa operazione. Si è adattato con pressioni evolutive, grazie a pressioni evolutive, a compiere questa operazione, e questo è straordinariamente interessante. Quindi, grazie cervello di essere in grado di fare questa cosa, ma come facciamo a farlo fare a un calcolatore? Perché un calcolatore lo dobbiamo crescere da zero, non possiamo dargli una regola evolutiva e poi buttarlo nella savana. O meglio, forse possiamo. E tanta ricerca in intelligenza artificiale oggi cerca proprio di fare questo, più o meno per bypassare il problema, no? Però direi che ci arriveremo e parleremo fino alla nausea di intelligenza artificiale e intelligenza in senso lato, no? Perché devi chiarire bene il problema, capire cosa sia l'intelligenza prima di creare un'intelligenza artificiale. Ma tutto questo è tema del libro, quindi anche questa è una risposta a chi ci chiedeva quale fosse il tema del libro. E adesso passiamo al capitolo vero e proprio, significato e forma in matematica. Ma prima bevo un po' d'acqua. Secondo me mi è partito un po' la cosa e sembro Alessandro Borghese. Se avete delle domande, fatele. Adesso Sauro ci dice, ciao Sauro, che è con noi dall'inizio di Spazi Attorcigliati, c'è un riferimento al capitolo precedente, una macchina procederebbe all'infinito, una mente intelligente si rende conto che è infinito e si arresta dopo due passi, sì, proprio per questa nostra capacità di saltare a meta livelli, anche infinitamente più alti, no? A me non è ancora chiarissimo perché si deve far ricorso a un numero infinito di proposizioni. La spiego così. Noi stiamo dicendo che A e B implicano Z. Noi diciamo A e B e poi ci sembra naturalissimo che queste implichino Z. Quindi se due cose sono uguali a una terza cosa, allora quelle due cose sono uguali tra loro, è la prima ipotesi, e poi misuriamo due cose uguali a una terza cosa e quindi devono essere uguali tra loro. No? Quindi questa è la nostra deduzione, che sembra banale. Però in questo, noi quando facciamo un ragionamento, stiamo implicitamente accettando la correttezza. Quando riconosciamo un ragionamento come vero, ne riconosciamo la correttezza. In linea di principio, un avvocato particolarmente puntiglioso potrebbe dirci: e chi ci dice che questo ragionamento sia corretto? Lo riconosci intuitivamente, anche quando fai matematica, riconosci intuitivamente la correttezza di un ragionamento. Poi arriviamo alla logica formale e tutto il resto. Ma, quindi, in qualche modo, quando ti spiegano la dimostrazione del teorema di Pitagora, tu fai dei passaggi, passaggio A, quindi passaggio B, quindi passaggio C, quindi passaggio D, quindi passaggio E, e quindi il teorema di Pitagora è vero. Ma tu magari metti in discussione la verità delle ipotesi, ma una volta che hai accettato la verità delle ipotesi, segui passo passo e arrivi alla conclusione, e quando arrivi alla conclusione sei soddisfatto, perché hai seguito un buon ragionamento. Ma chi ti dice che sia davvero un buon ragionamento? Il tuo intuito. Ma questo non basta. Per fare una roba veramente ben fatta, dobbiamo fare delle ipotesi sul fatto che sia un buon ragionamento. Quindi diciamo un ragionamento fatto in questo modo è un ragionamento corretto. Allora se prendiamo le nostre ipotesi e assumiamo che un ragionamento corretto sia, un ragionamento fatto così sia corretto, allora abbiamo la conclusione. Ma anche qui, anche questo è un ragionamento. Anche dire queste sono le ipotesi del teorema di Pitagora e la struttura della dimostrazione è corretta, allora è vero il teorema di Pitagora, uno potrebbe dirti,
Perché allora è vero il teorema di Pitagora? Lo stai riconoscendo intuitivamente. È estremamente più evidente di prima, perché mi hai pure dato per assodato la correttezza del ragionamento, ma in linea di principio poi tu fai comunque un saltino, perché dici, assumendo A, assumendo B e assumendo la correttezza del ragionamento, allora è vero il teorema di Pitagora. Ma questo allora fa sì che anche questo sia un ragionamento che tu, in modo molto più semplice di prima, ma che tu comunque riconosci implicitamente come corretto. E se vuoi fare le robe per bene, non basta. Allora devi aggiungere un'altra ipotesi, e quindi così all'infinito, e dire se A è vera, se B è vera, se è corretto, se sono corrette le ipotesi del teorema di Pitagora, se è corretta la struttura della dimostrazione standard del teorema di Pitagora, e se assumiamo che queste cose ci bastino per dedurre il teorema di Pitagora, allora il teorema di Pitagora è vero. Ma anche qui tu stai facendo un ragionamento, e così via. Quindi ti trovi a dover assumere come corrette infinite strutture di ragionamento, perché ti sposti sempre a un metalivello più alto. Ogni volta che tu assumi come vera l'ipotesi di ragionamento, come corretta la struttura di un ragionamento, tu in realtà stai aggiungendo un'ipotesi, costruendo un nuovo ragionamento con un'ipotesi in più in cui comunque c'è un'implicazione, e quindi poi ti trovi di nuovo a dover assumere quella struttura di ragionamento come corretta, e così via. Quindi non è banale, è un ricorso all'infinito, però se ci pensi un attimo, secondo me, se provi a scrivertelo con delle freccette, se riscrivessi l'implicazione come and or, non vedresti empiricamente che è vera l'implicazione, direi che non è così semplice, però tutte queste idee le sviscereremo, devi fare delle ipotesi sul fatto che funzioni, eccetera, eccetera. Luca, da dove viene questa roba? Pressione evolutiva, direi. Il nostro cervello è un sistema enormemente complesso, tutto ciò che siamo dipende da pressione evolutiva e o da residui evolutivi che non ci hanno svantaggiati, ok? Quindi sono molto contento che tu abbia capito meglio, ok? Sono molto contento. E quindi noi in qualche modo ci siamo adattati a un mondo in cui per mangiare, per in realtà riprodurti, per far sopravvivere la tua tribù, è molto utile saper fare questa roba qua. Poi, quali siano i processi neurobiologici che portino un cervello umano a capire una cosa del genere? Non proprio. Bene, adesso mi è arrivata una cosa su una tazza. Quindi vuol dire che se sono vere delle certe ipotesi, allora 1 più 1 uguale a Dio non è incontrovertibile. Russell e Whitehead hanno provato a dimostrare che 1 più 1 uguale a 2 in tipo 600 pagine. Quindi non è una cosa così banale, partendo unicamente dalla logica. Ok? È già un metalivello. Esatto. Allora, passiamo al capitolo vero e proprio, perché siamo a 37 minuti. Io vorrei finire prima di mezzanotte, ma ho come la sensazione che quantomeno per la chiacchierata finale resteremo qui un po' di più. È interessante, perché i miei occhi sono verdi e il green screen non li prende. Allora, significato e forma in matematica. Bevo ancora un po' d'acqua, speravo mi bastasse quella di prima. Allora, non capisco il commento sulla tazza arrivato su Twitch, forse sono davvero fuori dal linguaggio di questa piattaforma. Significato e forma in matematica. Riassumiamo brevemente quello che succede nel dialogo. Parliamo di una ripetizione infinita, in cui si sale di livello ogni interazione. Anche qui stiamo facendo un metadiscorso, perché dal dialogo stiamo estraendo una struttura del tipo di struttura infinita che appare nel dialogo. Molto figo. E poi arriva la domanda sostanziale. Valeria Mora mi dice, tanto ciao Valeria, che la speranza di finire prima di mezzanotte è commovente. Sì, ma siete ancora tutti qua, io confido nel fatto che resterete, che ci guadagneremo insieme centimetro dopo di centimetro questa dannata partnership su Twitch. Allora, la domanda chiave del libro. Le parole e i pensieri seguono o no regole formali? Sul perché Hofstadter si è interessato a questa domanda, io consiglio Anelli dell'Io, il libro successivo, o I Am a Strange Loop, in inglese, in cui riflette anche sulla morte di sua moglie e tutta una serie di cose che l'hanno portato a ragionare pesantemente sul tema della coscienza e quindi, no, nella vita, una serie di faccende. Però questo è il problema centrale di Gödel, Escher e Bach, no? Le parole e i pensieri seguono o no regole formali? E se sì, quali sono queste regole formali? E se le possiamo individuare, possiamo portare un calcolatore a
implementarle, possiamo implementarle in un calcolatore. Sistema PG. Hofstadter qui ci introduce un piccolo sistema formale. L'altra volta abbiamo visto l'MIU, il MIU, che spero vi abbia fatto perdere tantissime ore cercando di risolvere il di costruire MU partendo da MI senza riuscirci. Naturalmente, se ci siete riusciti, probabilmente avete rotto la logica. Okay? Sistema PG è un sistema molto più semplice, comprensivo di tre simboli, P, G e meno, quindi questo è il nostro alfabeto per scrivere qualunque string all'interno di questo sistema, quindi usiamo la P, usiamo la G e usiamo dei trattini. E sostanzialmente noi abbiamo infiniti assiomi, nel senso che noi vogliamo classificare tutti gli assiomi. Prima nel sistema MU facciamo una piccola differenza. Nel sistema MU avevamo un assioma solo, MI, ok? Era dato. Qui possiamo partire da assiomi diversi, in particolare da una classe di assiomi che condividono una certa caratteristica, ok? E quindi ne abbiamo infiniti, perché gli assiomi che condividono questa caratteristica sono infiniti. Ma badate bene a quello che stiamo facendo. Stiamo parlando di infiniti oggetti con un'agilità straordinaria, portandoci ad un metalivello e parlando non dei singoli oggetti, ma di una loro caratteristica comune, dando una definizione, definendo un insieme. Noi stiamo parlando dell'infinito con il linguaggio naturale e noi diamo per scontata questa roba qua, ma non è scontata per niente. C'è una straordinaria capacità del nostro cervello. È commovente pensare alla semplicità senza neppure accorgerci con cui noi parliamo di infinito, di infiniti assiomi diversi che condividono una proprietà. Sostanzialmente all'elementare, quando definiamo insiemi, quando parliamo dei numeri naturali, noi stiamo parlando di un infinito e lo stiamo controllando, ingabbiando, incatenando con dei trucchi linguistici, con delle ottimizzazioni linguistiche che ci sono permesse dalla struttura del nostro cervello. Questa è una roba devastante, devastante. Se ci avesse programmato qualcuno, non avrebbe mai buttato dentro i nostri cervelli questa roba qua, perché è pericolosissima, chissà cosa combiniamo. Potremmo forse andare sulla Luna o curare la morte, chi lo sa. Allora, infiniti assiomi. E quindi ne definiamo la struttura. Questi assiomi sono stringhe, come sempre, di trattini P e G della forma XP trattino GX trattino, dove X è una stringa generica composta di soli trattini. Quindi, banalmente, avremo trattino P trattino G trattino trattino, dove X è un trattino solo. Avremo trattino trattino P trattino G trattino trattino trattino, in cui la X è trattino trattino, e così via per tutti i numeri naturali. La X può essere 3, 4, 5, 6, 7, 100.000 miliardi, 8 gozzillioni, 73 trattini. Ok? Quindi può essere un numero n di trattini naturale, e quindi abbiamo infiniti assiomi. Possiamo partire da un qualunque assioma che abbia la struttura xp trattino gx trattino. Regola di inferenza, noti gli assiomi, cosa possiamo fare? Costruiamo nuovi teoremi. Partiamo dagli assiomi e costruiamo dei teoremi. E quello che diciamo è che se x, y e z sono delle stringhe di trattini, ok, allora x, p, y, g, z teorema implica x, p, y trattino, g, z trattino teorema. Spero che tutti abbiate il libro sotto mano, anche se perché sennò fare sta roba a voce e seguirmi solo a voce è un disastro. Quindi mi raccomando, dotatevi del libro. La regola di inferenza è semplicemente un qualcosa che noto un teorema, ne implica un altro. Quindi ci dice se xp, yz, dove x, y e z sono fatti di trattini, è un teorema, allora anche quello in cui si aggiunge un trattino dopo y e uno dopo z è un teorema. Ok? Attenzione, la regola di inferenza non ci dice alcunché sulla teorematicità della stringa xp, yz, non ci sta dicendo che tutte le stringhe di questa forma sono teoremi, ci sta semplicemente dicendo che se abbiamo un teorema in questa forma, allora aggiungendo un trattino dopo la y e uno dopo la z abbiamo un altro teorema. Questo ci sta dicendo, ok? Anche qui, anche la nostra regola di inferenza,
lascia uno slot libero dove inserire un'ipotesi, quindi la teorematicità di una stringa del tipo XP, YG, Z. E quindi da qui poi ci decostruisce un altro. Però dobbiamo dare quello di partenza, non ce lo dà la regola di inferenza. Gli assiomi servono a questo. Okay? Dobbiamo sempre inserirci una roba dentro, non è data. Quindi molto interessante. Noi qui stiamo, anche sta roba, noi la diamo per scontata, ma qui stiamo dicendo se è vero A, allora B, ovvero se questa cosa è un teorema, allora è un teorema anche quest'altra cosa. Ed è super interessante perché noi stiamo parlando, deducendo una classe generalissima di teoremi, senza nemmeno aver bisogno di appurare il grado di teorematicità del nostro punto di partenza. Questa è una roba che facciamo in continuazione in tutti i ragionamenti sempre. Se A allora B non implica necessariamente che A sia vera, ci sta solo dicendo che se A è vera, se piove porto l'ombrello. Quando io vi dico se piove porto l'ombrello, non vi sto dicendo che fuori piove. Vi sto solo dicendo che se piove, allora porto l'ombrello. È la stessa identica cosa. Se questo è un teorema, allora è un teorema anche questo. Ma questo tipo di ragionamento che si divincola dai limiti imposti dalla realtà fattuale è misurabile, è straordinario, è una forma di astrazione quasi miracolosa. No? Stiamo creando nella nostra mente, simulando una situazione ipotetica e da questa stiamo deducendo delle robe, stiamo implicando delle altre robe. Questo è pazzesco, e chiarire cosa sia l'intelligenza passa anche attraverso il chiarire cosa siano queste astrazioni straordinarie che noi facciamo con un'agilità tale da non essere nemmeno in grado di rendercene conto, ok? Quindi è molto difficile parlare di intelligenza proprio per questo, perché facciamo delle cose straordinarie senza nemmeno capirlo. Quindi abbiamo un assioma, da questo assioma possiamo dedurre dei teoremi, la nostra regola di inferenza da un assioma ci permette di costruire infiniti teoremi, da questo possiamo creare un criterio di teorematicità, quindi partendo dal nostro assioma, applicando la regola di inferenza, applicandola, noi possiamo astrarre, anche qui indurre, è un'induzione, no? Poi lo dimostriamo, possiamo dimostrarlo con un ragionamento, anche qui riconoscendo intuitivamente la correttezza di questo ragionamento, altrimenti ci troviamo in una ricorsione all'infinito, ma naturalmente un assioma è un teorema per definizione, in questo caso, naturalmente, è riconosciuto come poi sì, la struttura generale diventa, eccetera, eccetera. Non perdiamoci in questo dettaglio, perché sto già provando a dire una cosa un po' articolata, quindi noi partiamo da un assioma, applichiamo la regola di inferenza una volta, un'altra volta, anzi, prendiamo la nostra definizione generale degli assiomi, quindi siamo su un livello, scendiamo di livello, ne prendiamo uno specifico, applichiamo la regola di inferenza, lo assumiamo come teorema, applichiamo la regola di inferenza e produciamo un nuovo teorema. Ok? Applichiamo la regola di inferenza e produciamo un nuovo teorema, applichiamo la regola di inferenza e produciamo un nuovo teorema. Da questo set di dati all'interno del nostro sistema formale, noi intuiamo, quindi portandoci a un metalivello, quindi torniamo su, intuiamo una regolarità, una certa conformità tra i teoremi che possiamo produrre, che per noi era scontata, ma che non lo è, per un computer non lo sarebbe stata, per un macaco non lo sarebbe stata, probabilmente, quindi giusto un parente vicino. Quindi intuiamo una regolarità, e quindi la dimostriamo in qualche modo, magari con una dimostrazione che si fonda sul principio di induzione nel senso matematico, non quello del tacchino induttivista, e troviamo una forma generale dei teoremi, quindi forma generale degli assiomi. Scendiamo prendendone uno specifico. Qui cerco davvero di esplicitare tutta una serie di cose che noi facciamo di solito, ma che non sono scontate. Regola di inferenza. Costruiamo un set di teoremi. Da questi astraiamo di nuovo una forma generale dei teoremi. Quindi andiamo da su, giù, andiamo avanti e poi torniamo su. Questo è mega figo. E lo facciamo sempre. Ogni volta che da un set di dati finito, astraiamo una regola generale, no? E lo possiamo fare perché il nostro cervello trova dei modi di bypassare il fatto che questi i teoremi necessari, appunto, siano infiniti. Parlare di infinito, i trucchi che il nostro cervello usa per parlare di infinito ci permettono anche di generalizzare delle proprietà e dimostrarle vere senza dover validare tutti gli infiniti casi possibili. Ed è così che ideiamo una procedura di decisione. Sostanzialmente noi abbiamo detto che abbiamo bisogno di una procedura di decisione che è un modo per distinguere i teoremi dai non teoremi
in un numero di step finito, quindi senza controllare tutto, perché rischiamo di passarci l'eternità e l'universo non vive l'eternità. Quindi diciamo che i teoremi hanno forma, effettivamente ci rendiamo conto, lo possiamo dimostrare semplicemente prendendo gli assiomi e applicando le regole, una banale dimostrazione per induzione, che i teoremi hanno la forma xpy gxy, dove x e y sono due stringhe di trattini, quindi una certa stringa di trattini, diciamo di 7 trattini, p, un'altra stringa di trattini, diciamo di 3 trattini, x e y, g, 10 trattini, x e y di fianco, quindi prima stringa, p, seconda stringa, g, una copia della prima, una copia della seconda stringa di trattini di fianco l'una all'altra. Intuiamo già di che struttura stiamo parlando, vero? Trattini P, trattini G, trattini. Allora, una stringa della forma trattini P, trattini G, trattini è definita come una stringa ben formata, ok? Ben scritta, ragionevole. Ma non è necessariamente un teorema. Ben formato è diverso, ok? Diverso dall'essere un teorema. Ben formato è qualcosa di leggibile, in qualche senso. Un teorema rispetta anche certe proprietà che noi deduciamo dalle regole di inferenza. Abbiamo delle regole su come proprio scrivere le stringhe. Punto, trattino, P, trattino, G, trattino. Tutte le stringhe possibili sono queste. Poi quando introduciamo una regola di inferenza degli assiomi, possiamo dedurre una procedura di decisione, un criterio di teorematicità che restringe il set di teoremi a una porzione di queste stringhe ben formate. Quindi stringhe ben formate, noti degli assiomi, delle regole di inferenza, teoremi, sotto insieme dell'insieme di stringhe ben formate. Molto interessante, la teorematicità è ereditaria, nel senso che se noi abbiamo un teorema e applichiamo la regola di inferenza, produciamo un teorema. Se abbiamo una stringa ben formata che è un teorema, e questo non era banale di principio, e applichiamo la regola di inferenza, non caschiamo in quelle stringhe ben formate che non sono teoremi, ma restiamo nel sottoinsieme. Quindi possiamo pensarlo come una trasformazione: noi prendiamo un elemento del sottoinsieme delle stringhe ben formate che chiamiamo teoremi, applichiamo una certa regola, una certa trasformazione, e ricaschiamo dentro il sottoinsieme delle stringhe ben formate che chiamiamo teoremi. Quindi non usciamo da quel sottoinsieme. Di principio questa cosa non era scontata. Dipende naturalmente dalla nostra definizione di teorema come qualcosa ottenuto con una regola di inferenza. Quindi questa cosa è tautologica, ma anche qui riconoscere la tautologia non è banale, per quanto possa sembrarlo. Quindi notiamo subito che la nostra funziona. Mi vedete? Sono rallentato? Ditemelo se salto, per favore. Mi sono visto scattare, quindi non vorrei essere scomparso. Spero mi stiate sentendo. Ci accorgiamo subito di una cosa, che questo sistema formale è molto più semplice del sistema mio. Molto più semplice, perché abbiamo solo regole per allungare. Solo regole per allungare. Quindi, in realtà esiste una dimostrazione, possiamo dimostrare che se abbiamo solo regole per allungare, allora deve per forza esistere una procedura di decisione. Quindi niente male. Quindi mi vedete, mi sentite bene sia su Twitch che su YouTube? Bene, quindi si può dimostrare che in un sistema formale di questo tipo, noto che abbiamo solo regole di inferenza, in questo caso una, che permettono di allungare o viceversa di accorciare, deve esistere una procedura di decisione. Possiamo anche trovare una forma generale di queste procedure di decisione in questo senso. Quindi voi mi date una stringa ben formata, quindi che soddisfa le regole della grammatica del nostro sistema formale, ok? E mi chiedo, è un assioma? Se sì, mi fermo. Se no, vado avanti. Se non è un assioma, ok, applico al contrario la regola di inferenza un numero finito di volte. In questo caso ridurrà la lunghezza della mia stringa. Ed essendo che la mia stringa non è infinita, al massimo posso applicarlo un numero finito di volte, quindi step 1. Se è un assioma mi fermo, so già che è un teorema. Se non è un assioma applico la mia regola di inferenza un numero finito di volte, sperando di trovare un assioma. Se trovo un assioma vuol dire che quella roba lì è un teorema, perché ribaltando il ragionamento posso applicare all'assioma una serie di volte la regola di inferenza,
fino ad arrivare alla stringa che sto valutando. Se non arriva un assioma, se arriva una certa lunghezza della stringa, riducendola di volta in volta, ipotizzando di avere una regola di inferenza che allunga come quella del nostro sistema PG, riducendola, a un certo punto raggiungo la lunghezza dell'assioma più breve, so che non è quell'assioma e quindi non è un teorema, quindi no, so che non discende da quell'assioma, quindi non è un teorema. Quindi questa roba va bene anche quando ci ramifichiamo, quando abbiamo più regole di inferenza, semplicemente le ribaltiamo, facciamo il contrario di quello che dicono e partendo dalla nostra proposizione di cui ci chiediamo discende da un teorema, applichiamo ramificandoci tutte le regole di inferenza, come abbiamo fatto l'altra volta con il sistema mu, ma al contrario, con le regole al contrario, e risaliamo sperando di trovare degli assiomi, e se non li troviamo, questo ovviamente si può fare solo quando le regole o solo accorciano o solo allungano, altrimenti potendo accorciare e allungare esplode il numero di passi che possiamo fare per arrivare a una certa lunghezza, di fatto è infinito, perché possiamo continuare a allungare, accorciare, a patto che le regole ce lo permettano, ma di principio potremmo farlo, quindi non siamo sicuri di avere questo tipo di procedura, e abbiamo bisogno di altre domande nel caso in cui, di altre richieste sulle regole di inferenza in un sistema in cui si possa sia crescere che accorciare. Ok? E quindi in qualche modo questo è un procedimento dall'alto in basso, no? Riavvolgiamo il nastro sperando di incontrare un assioma. Se lo incontriamo, quella roba era un teorema, altrimenti no. Ok, l'alternativa naturalmente è un approccio dal basso in alto, quindi prendere tutti gli assiomi possibili, magari nella loro forma astratta, e iniziare ad applicare tutte le regole di inferenza possibili, ancora una volta, che o solo accorciano o solo allungano, siamo in questo contesto, finché non raggiungiamo la lunghezza della stringa desiderata. A questo punto, in un numero finito di passaggi, avremo costruito un numero finito di stringhe, che possiamo confrontare con la nostra stringa in valutazione, in esame, in un numero finito di passaggi. Quindi abbiamo una procedura di decisione. Ne abbiamo due, in realtà, dall'alto in basso, dal basso in alto, ricostruendo gli assiomi a posteriori o costruendo tutte le stringhe possibili in un numero finito di passaggi e poi confrontandole. Questo, naturalmente, il fatto che o solo si può allungare o se solo si può accorciare è l'ipotesi chiave, perché fa sì che tutto questo si possa fare in un numero finito di passaggi, altrimenti avremo solo un criterio di teorematicità, ma senza una procedura di decisione. Ok? Quindi abbiamo due buone procedure per quei sistemi in cui non puoi sia allungare che accorciare. Di solito è più vantaggiosa la procedura di decisione dall'alto in basso, dal basso in alto. Questo è un sistema, diciamo, un pochino ad hoc. In generale dipende dalle regole di inferenza, naturalmente, da quanti sono i modi in cui tu le puoi applicare, insomma, da quali sono gli assiomi. Le condizioni al contorno sono violentissime in questo caso, violentissime. Lasciatemi bere un po' d'acqua che siamo arrivati all'ora, ok? Devo ricaricare la mia meravigliosa tazza. Quindi nel frattempo, se volete buttare qualche commento in chat, siete ancora più di un centinaio, io sono contentissimo. Ricordatevi che la live sarà disponibile poi sul canale YouTube, ma è sempre più bello fare tutto insieme, no? Molto interessante, Francesco. È bellissimo avere uno psicologo che ci segue, perché puoi correggermi quando dico sciocchezze sulla mente, sui neuroni e sulla psicologia. Quindi grazie di essere qua e commenta, benvenga. Allora, dicevamo che tutti i teoremi del sistema PG inventato apposta da Hofstadter, vi sapeva già come sarebbe andata a finire, quindi anche qui il lavoro interessantissimo della mente, interessantissimo di Hofstadter in particolare. Le regole di inferenza sono funzioni? In qualche modo sì, sono endomorfismi, se vuoi, del sottoinsieme di stringhe ben formate che noi chiamiamo teoremi, ok? Quindi, tutti i teoremi di PG hanno la forma trattini, n trattini, p, m trattini, g, n più m trattini, quindi x, p, y, g, x, y, dove x e y sono solo fatti di trattini. Questa roba ci fa subito pensare all'addizione, nel senso che in qualche modo p fa da più e g fa da uguale. C'è una specie di isomorfismo, quindi una mappa che
conserva alcune strutture, molte strutture, significato di endomorfismo, sostanzialmente una mappa da un insieme dentro se stesso, una funzione che manda, che non ti fa uscire dall'insieme da cui parti. Diciamola così, ok? Una mappa da R a R è un endomorfismo dei reali, scusate, ogni tanto calo delle paroline, flexo delle paroline matematiche, flexo delle paroline matematiche. Allora, un isomorfismo, cerchiamo di definirlo, ovviamente c'è una definizione matematica rigorosa di isomorfismo, parliamo di una mappa che conserva una certa quantità di strutture, ok? E che associa, e diciamo che è una mappa biunivoca, nel senso che ad ogni elemento di un insieme ne associa uno dell'altro e viceversa, quindi una mappa da un insieme A, un insieme B, tale che per ogni elemento di A esiste uno specifico elemento di B in cui A è in cui l'elemento di A è mandato, e per ogni elemento di B esiste un unico elemento di A, tale che la funzione mandi quell'elemento di A in quell'elemento di B. Quindi stiamo, un isomorfismo letteralmente prende due insiemi e accoppia univocamente gli elementi degli insiemi. E questo è possibile perché esiste una struttura comune che è conservata dalla funzione. Banalmente, tra i nostri teoremi del sistema PG e le addizioni nei numeri naturali c'è un isomorfismo. Perché se noi traduciamo, interpretiamo la prima stringa di trattini come il numero di trattini di quella stringa, interpretiamo la P come un più, e la seconda stringa di trattini come il numero di trattini in quella stringa, la G come un uguale, poi abbiamo letteralmente la somma. Poi alla fine facciamo la stessa cosa, quindi interpretiamo la stringa in cui ci sono tutte e due le stringhe di trattini una vicino all'altra come il numero di trattini di seguito, quindi abbiamo letteralmente una somma 5 più 3 uguale 8 e viceversa, quindi ad ogni teorema del sistema PG possiamo associare univocamente un'addizione nei numeri naturali, e viceversa, ogni addizione nei numeri naturali può essere ritradotta come un unico elemento, unico teorema, elemento di insieme di teoremi tra le stringhe ben formate del sistema formale PG. Questo è un isomorfismo, sia in una direzione che nell'altra, l'assegnazione di un'addizione a un teorema di PG e di un teorema di PG a un'addizione è univoca. E copriamo tutti i teoremi di PG, copriamo tutte le addizioni. Quindi questo è letteralmente un isomorfismo. E Hofstadter butta la bomba. Noi questo isomorfismo lo percepiamo intuitivamente. Noi guardiamo questa roba e diciamo: è un'addizione. Ce ne accorgiamo subito. Non ci stupisce. Quindi quello che dice Hofstadter è la bomba, che secondo lui la percezione degli isomorfismi è ciò che lega i significati nella mente umana. In qualche modo stiamo presupponendo che i significati delle cose siano delle strutture che noi astraiamo e guardando diversi set di informazioni, noi notiamo isomorfismi, quindi mappe biunivoche tra questi set di informazioni che ne fanno emergere, ne astraggono letteralmente alcune strutture. Ok? La relazione tra una mappa e il territorio che descrive, quindi non è un isomorfismo, dato che la relazione non è biunivoca, eppure sembra esserci una corrispondenza strutturale tra mappa e territorio. Beh, dipende in realtà, se tu hai una pianura e la rappresenti su un foglio di carta, quella roba è un isomorfismo. Non tutte le mappe che conservano certe strutture sono isomorfismi. Noi in matematica abbiamo tantissime definizioni. Okay? Una mappa che conserva certe strutture è un qualcosa morfismo, okay? E via via possiamo stringere questa definizione chiedendo che la nostra mappa conservi più e più strutture, no? Quindi, o che abbia certe proprietà di regolarità, che si comporti bene in certi modi. Ok? Quindi controllo tutti i messaggi, tutte le chat, tutte queste cose qui. Questa è la ragione per cui ogni tanto mi fermo. E qui riconosciamo due livelli di isomorfismo, cioè li riconosciamo, è un po' meno intuitivo. Notare una qualche somiglianza tra i teoremi di PG e le addizioni dei numeri naturali è intuitivo. Parlare di due livelli di isomorfismo non lo è. Se qualcuno mi avesse detto quali sono i due livelli di isomorfismo, mica ci sarei arrivato. E adesso ci arriviamo. Un livello di isomorfismo inferiore, quindi un livello di isomorfismo che si incastra nell'interpretazione
dei simboli di PG con parole, quindi semplicemente un isomorfismo che manda la P in più e la G in uguale, naturalmente i numeri i numeri di trattini, cioè le stringhe di trattini in numeri univocamente, no, basta contare i trattini, e un livello di isomorfismo superiore, quindi abbiamo un livello di traduzione che già crea un isomorfismo tra le frasi con cui esprimiamo un'addizione dei numeri naturali e i teoremi di PG, ma c'è un altro livello di interpretazione, nel senso che i teoremi del sistema PG, ok, i teoremi del sistema PG corrispondono alle addizioni giuste, perché noi di principio abbiamo detto che una frase, una stringa ben formata nel sistema formale PG è trattini P trattini G trattini, numero libero di trattini. Questa roba può essere tradotta in un'addizione, potenzialmente in un'addizione sbagliata, quindi noi abbiamo un primo livello di isomorfismo che è sostanzialmente un isomorfismo di traduzione tra stringhe ben formate nel sistema formale PG e addizioni, frasi che esprimono addizioni potenzialmente sbagliate, tra i numeri naturali. Poi abbiamo un secondo livello di isomorfismo, diciamo interno, perché se noi invece che tradurre tutte le stringhe ben formate, traduciamo solo i teoremi, e questo è un livello, diciamo, superiore, perché abbiamo una richiesta in più, abbiamo una struttura in più, che è il criterio di teorematicità, che imponiamo sotto insieme alle nostre stringhe ben formate, ne riconosciamo un sottoinsieme che soddisfa il nostro criterio più stretto, ok? Se applichiamo qui l'isomorfismo, noi otteniamo nell'insieme di frasi che esprimono quella struttura che noi chiamiamo somma tra numeri naturali, le somme corrette. Quindi, isomorfismo di livello inferiore tra stringhe ben formate e somme potenzialmente scorrette, e isomorfismo di livello superiore tra teoremi, tra le stringhe ben formate, e proposizioni corrette, ok? Somme corrette. Quindi questo è molto interessante, perché l'isomorfismo si sviluppa a un livello di traduzione, prima, stupida, senza dare senso a quello che stiamo leggendo, in qualche modo, quindi lo interpretiamo, e poi a un livello più alto, in cui distinguiamo anche tra stringhe ben formate, che non sono teoremi, stringhe che sono teoremi da una parte, e tra somme corrette e somme sbagliate dall'altra. Molto interessante, stiamo aggiungendo un metalivello, distinguendo tra ciò che va bene e ciò che non va bene all'interno di ciò che è ben formato. Quindi che da una parte rispetta le regole di buona formazione delle stringhe nel linguaggio formale e che dall'altra rispetta le buone regole della grammatica nelle somme tra numeri naturali. Ok? Gli isomorfismi hanno due livelli, traduzione di simboli e corrispondenza tra teoremi e proposizioni. Questo è un po' il sunto. La seconda segue la prima, che non è sempre banale, quindi ovviamente per avere un isomorfismo tra teoremi, ok, sì, certo, naturalmente, il trattino PG, sì, non è bionivoca, abbiamo un sottoset delle somme, direi, perché i nostri assiomi, che forma hanno i nostri assiomi, ovviamente dobbiamo capire se lo zero ci sia o meno, qui noi stiamo assumendo che che lo zero non ci sia, esatto, dipende se includiamo lo zero, la biunivocità, ok? E se x possa essere una stringa a zero trattini, quindi questo è solo a matter of definitions, ok? Restringiamo il set di naturali, abbiamo un isomorfismo, l'idea non cambia, questo può essere, se la mappa non è un isomorfismo in questo caso, basta rimuovere un elemento, diventa un isomorfismo, la possiamo isomorfizzare semplicemente in modo banale. Spesso non è fattibile in questa maniera banale, quindi la ciccia resta, ok? Quindi, corrispondenza tra simboli, ok? E quindi questo il livello di traduzione ci permette poi di fare un'ulteriore analisi, associare ai teoremi proposizioni vere nel linguaggio naturale o nella nostra porzione di realtà, dove realtà può essere sia realtà concreta che realtà astratta, che vogliamo, in cui vogliamo mappare con un isomorfismo il nostro sistema formale. L'ho ridetta in tanti modi, so che per alcuni di voi questo potrebbe essere ridondante, forse noioso, ma spero che comprendiate che invece tanti altri non hanno avuto contatto
con questo genere di pensiero e di ragionamento nel corso della loro vita, perché hanno fatto altro. E vogliamo essere non solo inclusivi, ma anche fare questo viaggio insieme, magari portare qualcuno che non ha mai avuto il piacere di incontrare una dimostrazione matematica a coglierne la bellezza, cogliere la sottigliezza di questa procedura. Quindi è la parte bella di questa cosa, è trascinarci dentro anche chi ne è sempre stato fuori. Quindi se dovessimo stare qui in cerchio a raccontarcela tra noi, sarebbe molto meno divertente. Perdonatemi, ma davvero la gola secchissima. Sarà che forse correre 2 ore con meno 73 gradi non è un'ottima idea. Ok, attenzione. Qui la struttura dei teoremi del sistema PG ci ha suggerito un'interpretazione, quindi una mappa tra i simboli e il linguaggio naturale di Unifoca, preferenziale, in qualche modo molto intuitiva, naturale, che percepiamo come naturale. Ma non è detto che l'interpretazione sia univoca. Noi possiamo avere un sistema formale e mapparlo, tradurlo in una porzione di realtà, che vuol dire, ripeto, anche cose astratte, non solo realtà concreta, ma realtà in senso ampio, quindi vale anche la matematica, possiamo mapparlo in una porzione di realtà con un isomorfismo, tradurlo in quella porzione di realtà o tradurlo in un'altra porzione di realtà. Ricordate, anche qui valgono le proprietà transitive, questo è molto interessante. Se noi siamo in grado di trovare un isomorfismo tra un sistema formale e una porzione di realtà, e tra lo stesso sistema formale e un'altra porzione di realtà, sappiamo anche qualcosa sul legame tra le due porzioni di realtà, perché plausibilmente condividono certe strutture che sono quelle che permettono loro di essere isomorfe al sistema formale. Quindi in realtà questo è super fico, non è brutto quando abbiamo un'interpretazione sola, quando abbiamo più di un'interpretazione è bello, perché stiamo trattando in modo unificato porzioni di realtà distinte. Quindi sarà che sono un fisico e questo è quello che cerchiamo di fare da 100 anni, però è molto interessante. Quindi ci sono diverse interpretazioni, e attenzione, le diverse interpretazioni possono cambiare il grado di verità dei teoremi tradotti. Quindi possiamo costruire, nella nostra interpretazione di prima, i teoremi del sistema PG erano mappati in proposizioni corrette, quindi questo forse ce lo faceva riconoscere come un'interpretazione in qualche modo privilegiata. Ma noi possiamo costruire interpretazioni più perverse, che mappino i teoremi, che sono quel sottoinsieme prediletto delle stringhe ben formate, in proposizioni false, o tutte in proposizioni false, o alcune in proposizioni vere e alcune in false, così nemmeno riusciamo a capirci alcunché. Possiamo addirittura costruire delle interpretazioni perverse e malate che fanno perdere ogni legame tra teorematicità di una stringa nel sistema formale e grado di verità di una proposizione nel linguaggio naturale tradotto. Ok? E questo è fastidioso. Quindi ci rendiamo conto che non tutte le interpretazioni sono uguali, ma alcune sono più uguali delle altre. E quindi distinguiamo due classi di interpretazioni. La prima classe è quella delle interpretazioni prive di significato. Introduciamo una parola importantissima, perché l'abbiamo detto, significati, capacità di riconoscere isomorfismi è capacità di riconoscere significati, questo dice Hofstadter. Quindi parliamo di interpretazioni prive di significato, che sono sostanzialmente quelle in cui non c'è nessun legame tra la teorematicità di una proposizione nel sistema formale e la verità della proposizione, tradotto di una stringa nel sistema formale, la verità di una proposizione tradotta. In un certo senso, con un'interpretazione priva di significato, non possiamo distinguere tra le versioni tradotte di teoremi di stringhe ben formate che non sono teoremi. Quindi se io vi traduco con un'interpretazione priva di significato un teorema e vi traduco una stringa ben formata che non è un teorema, se non fosse ben formata non la potremmo tradurre, ma noto che è ben formata, la sappiamo tradurre, e vi do le due frasi, proposizioni in linguaggio naturale in cui sono state mappate dalla nostra mappa di traduzione, ok? Voi non le sapete distinguere, non avete un criterio per distinguere quelle proposizioni che emergono come traduzioni di teoremi e quelle proposizioni che emergono come traduzioni di stringhe ben formate che non sono teoremi. Sarebbe bellissimo fare un word cloud di questo video e capire quale parole io vi ho detto di più, se teoremi, proposizioni e tutto il resto. Se qualcuno le vuole contare, Allora, continuiamo. Il secondo tipo di... Nel frattempo ho
toccato qua questo smartwatch, che poi è fichissimo, ma ho fatto partire un allenamento di corsa. Mi faccio trascinare, gesticolo e succede questa roba qua. Interpretazioni con significato. Le interpretazioni con significato sono quelle in cui esiste una corrispondenza tra teoremi del linguaggio formale, del sistema formale, e proposizioni in qualche senso vere nel linguaggio in cui traduciamo il sistema formale. Noi riusciamo a pensare ad una sola, per ora, poi ne troveremo anche un'altra, interpretazione sensata di PG. Quindi è questo che ha reso l'interpretazione come addizioni migliore delle altre, più intuitiva e più immediata, e che è sensata. Tutti i teoremi di PG vengono mandati in addizioni corrette. Le stringhe ben formate che non sono teoremi vengono mandate in addizioni sbagliate. Questa è un'ottima interpretazione perché è dotata di senso. Se io vi do un'addizione, voi sapete subito se è corretto o scorretto, e quindi sapete subito se la nostra mappa di traduzione la faccia emergere da un teorema o da una stringa ben formata che non è un teorema. Siamo l'isomorfismo di struttura tra i teoremi del sistema PG e le addizioni dei numeri naturali, in qualche modo, in realtà definisci in maniera naturale questa interpretazione. Non serve che ce la mettiamo noi, siamo quasi forzati ad accettarla, è quasi implicita nella struttura dei teoremi del sistema formale PG. Questo è molto interessante perché sembra che esista un'interpretazione naturale indotta dal criterio di teorematicità nel sistema formale PG, quindi suggerita dall'isomorfismo tra i teoremi di PG e la somma, naturalmente. Quindi dobbiamo fare un appunto che fa Hofstadter a questo punto, e dobbiamo distinguere molto bene due nozioni di significato per non confonderci. La prima è quella della nozione di significato nel linguaggio naturale. Nel linguaggio naturale un significato è attivo, nel senso che quando noi definiamo una nuova parola, introduciamo anche delle nuove regole di formazione delle frasi, perché una parola porta con sé un significato che lui definisce attivo, che ristruttura tutta la nostra capacità di formulare delle frasi, ci permette di farne di nuove, introdurre delle metafore, delle analogie. Possiamo sostanzialmente, ogni parola introduce una nuova regola perché ci dice come può essere legata con le altre parole per formare tutto un set di nuove frasi. In un sistema formale, invece, i significati che otteniamo con la traduzione sono passivi, nel senso che in un sistema formale, noti gli assiomi, tutti i teoremi sono predeterminati dalle regole di inferenza. Quindi non è che introducendo un nuovo teorema, scoprendo un nuovo teorema, costruendo un nuovo teorema, poi noi introduciamo anche una nuova regola portata da quel teorema perché ci apre porte creative infinite. Questo non succede nei sistemi formali. Quindi distinguiamo un significato attivo nel linguaggio naturale e un significato passivo nei sistemi formali. Ok? Nonostante, facciamo l'esempio del nostro sistema PG, trattino P, trattino G, trattino trattino sia interpretabile come 1 più 1 uguale a 2, scritto proprio in lettere, no? Sì, Francesco. Scritto proprio in lettere, no? Questa è una proposizione vera, quindi attenzione, attenzione, nel linguaggio naturale noi siamo capaci di generalizzare, di astrarre da una proposizione dedurne altre. Quindi banalmente, trattino P, trattino G, trattino trattino è interpretabile come 1 più 1 uguale a 2, che è una proposizione vera. E certamente 1 più 1 più 1 uguale a 3 è una proposizione vera, nel nostro linguaggio naturale, ma questo non significa che trattino P, trattino P, trattino G, trattino, trattino trattino sia un teorema, anzi, non è nemmeno una stringa ben formata, perché i criteri di buona formazione delle stringhe e di teorematicità sono fissati dagli assiomi e dalle regole di inferenza, cosa non vera nel linguaggio naturale, che è più morbido. Se vogliamo, qua saltano fuori i giochi linguistici di Wittgenstein, che si rende conto che le regole non sono fisse, non sono le regole della logica. Ok, in qualche modo nel linguaggio naturale noi ci introduciamo in certi giochi linguistici che hanno regole determinate anche dall'interazione, anche da una forma negoziale, un po' come gli americani, no? Che trattano questo tema. E se vogliamo, il primo Wittgenstein è un significato passivo in un sistema formale, mentre il secondo Wittgenstein riconosce dei significati attivi nel linguaggio naturale, si rende conto proprio di questa differenza.
proprio di questa differenza. Il punto è che l'interpretazione dei teoremi di un sistema formale non può suggerire nuovi teoremi, ok? L'unica direzione ammessa è teoremi, proposizioni, e non proposizioni di nuovo indietro nei teoremi. Nel linguaggio naturale, una proposizione vera può suggerire nuove proposizioni, nel modo in cui 1 più 1 uguale a 2 ci suggerisce 1 più 1 più 1 uguale a 3 come nuova proposizione. E questo è perché il significato di 1 più 1 uguale a 2 nel linguaggio naturale è attivo, nel senso che crea nuove proposizioni, perché ci porta a generalizzare, ad astrarre, a costruire nuove frasi. Nel linguaggio formale, trattino P, trattino G, trattino, trattino è un teorema, ma non ci suggerisce trattino P, trattino P, trattino G, trattino, 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 perché quella roba lì non sarà mai un teorema, perché i teoremi sono strettamente vincolati da assiomi e regole di inferenza. È molto importante. Nel linguaggio naturale noi saltiamo tra proposizioni vere e significati avanti e indietro e in un cerchio, quasi, mentre in un sistema formale andiamo solo in una direzione. Teoremi che interpretiamo come proposizioni, teoremi che interpretiamo come proposizioni. Non possiamo da una proposizione costruire un'altra e interpretarla indietro come un teorema, perché quella roba, se non soddisfa assiomi, regole di inferenza, criteri di teorematicità, non sarà mai un teorema, anche se suggerito da una generalizzazione dei teoremi che conosciamo. E qua Hofstadter ci rompe proprio le uova nel paniere, perché ci dice che nemmeno PG ha un'interpretazione unica nel linguaggio naturale. Perché noi trattino P, trattino G, trattino, trattino, possiamo interpretarlo, non solo non ha un'unica interpretazione significativa, quindi ce ne suggerisce due, ha due isomorfismi, con due porzioni di realtà simili ma non uguali, a loro volta isomorfe tra loro. Quindi possiamo interpretare trattino P, trattino G, trattino, trattino come 1 più 1 uguale a 2, o possiamo leggerlo al contrario, leggere la G come meno e leggere la P come uguale, invece che leggere la P come più, leggendo da sinistra la G come uguale. Quindi cambiamo completamente il dizionario di traduzione, quindi è un'altra interpretazione significativa, e leggere trattino P, trattino G, trattino, trattino, al contrario, come 2 meno, la G diventa un meno, 1 uguale, la P diventa un uguale, 1. Questa è una proposizione vera, nel linguaggio naturale, è un'altra interpretazione significativa della nostra stringa, del nostro teorema, del sistema formale PG. Quindi in qualche modo noi stiamo dicendo i nostri teoremi sono isomorfi sia a certe strutture di tipo somma, sia a certe strutture di tipo sottrazione, e questo evidenzia anche un isomorfismo tra queste due porzioni dell'aritmetica, naturalmente, porzioni della realtà più in generale. Vediamo quanto ci manca, un pochino, non so se finiremo per mezzanotte, non ne sono sicuro al 100%, ma ci proviamo. Quindi, chiariamoci, un'interpretazione dotata di significato nella misura in cui riflette fedelmente un isomorfismo con una porzione del mondo reale, quindi nella misura in cui un'interpretazione fa emergere un isomorfismo esplicitamente con una porzione del reale, che vuol dire anche una porzione della matematica, quella roba è dotata di significato, ok? Gli isomorfismi sono transitivi, ricordiamolo. Se A è l'insieme A, isomorfo all'insieme B per un certo isomorfismo, l'insieme B è isomorfo all'insieme C per un certo isomorfismo, anche A, con un certo isomorfismo composto, che ci fa saltare da A a B e poi da B a C, è isomorfo a C. Questo è molto interessante, molto interessante. Data un'interpretazione, ok, le stringhe ben formate, dicevamo, vanno negli enunciati corretti da un punto di vista della grammatica, ok? Tra questi c'è un sottoinsieme, ok, i teoremi, ok, che vanno in proposizioni vere. I teoremi sono caratterizzati da assiomi e regole di produzione. Ancora una volta io ribadisco, ma queste cose devono entrare. Bevo un sorso d'acqua prima di andare avanti. Quindi le nostre interpretazioni significative esplicitano isomorfismi tra sistemi formali e porzioni di realtà. Ma queste due dimensioni, questi due mondi, vanno avanti benissimo da soli. Se noi prendiamo un punto di partenza in una porzione di realtà, un punto di partenza nel nostro sistema formale, collegati da un isomorfismo in qualche modo, ma poi tagliamo la comunicazione e li facciamo andare avanti indipendentemente, questo isomorfismo si conserva. Ed è molto interessante, perché abbiamo due realtà indipendenti, connesse da un isomorfismo, però non necessarie l'una all'altra. Questo è mega interessante.
Possiamo imparare qualcosa sulla realtà dai sistemi formali ad essa isomorfi? Questa è la domanda conseguente direttamente da questa considerazione, perché se noi possiamo prendere una porzione di realtà di cui vogliamo capire qualcosa, costruire un sistema formale isomorfo a quella realtà, ma se il sistema formale è capace di camminare le sue gambe, poi possiamo dedurre sulle sue gambe, possiamo dedurre qualcosa all'interno del sistema formale dimenticandoci della porzione di realtà che l'ha ispirato, e poi cercare di rimappare nella porzione di realtà quello che abbiamo imparato nel sistema formale. E questo, signori, sarebbe fantastico, ed è propriamente quello che facciamo nella scienza. Quello che fa sostanzialmente un fisico di mestiere, lui parla solo di fisica fondamentale, poi meccanica, ma ci arriviamo. Quello che fa un fisico è sostanzialmente prendere una porzione di realtà, ok, che vuole comprendere, creare un sistema formale il più possibile isomorfo a quella porzione di realtà. Arriveremo a questo problema, ma non è sempre chiaro come debba essere fatto un sistema formale isomorfo a una porzione di realtà, o meglio, è un gatto che si mangia la coda, perché per riuscire a costruire un sistema veramente isomorfo dovresti già sapere tutto su quella porzione di realtà, ma quello che vuoi è proprio indagarla. Quindi prendiamo una porzione di realtà, costruiamo un sistema che speriamo essere isomorfo a quella porzione di realtà, lo facciamo andare avanti sulle sue gambe da solo, deduciamo delle proposizioni all'interno, costruiamo dei teoremi all'interno di questo sistema formale e poi li rimappiamo indietro nella realtà, li reinterpretiamo come statements sulla realtà che vogliamo descrivere. Se fossimo in grado di costruire l'isomorfismo all'inizio in modo perfetto, non avremmo bisogno poi di fare esperimenti per verificare o falsificare le nostre teorie, ok? Ma noto che questi isomorfismi sono imperfetti, quando poi noi costruiamo un teorema all'interno del sistema formale, lo ritraduciamo in una proposizione sul mondo, andiamo a fare un esperimento, stiamo proprio verificando che questo isomorfismo sia effettivamente perfetto. Poi quello che ci dice Hofstadter, qua mi stai facendo una domanda pazzesca su Twitch, i sistemi formali, ma più in generale la logica e la matematica, sono scoperti o costruiti? Questo richiederebbe una live di 3 ore, non è ovviamente una domanda a cui si possa rispondere scientificamente o univocamente, però molto interessante, magari ne parleremo poi, e anzi sicuramente ne parleremo poi, credetemi. Poi Hofstadter porta dentro il discorso sul determinismo in meccanica quantistica, facciamolo molto brevemente, quello che lui dice è che la fisica fondamentale fa proprio questo, cerca di spacchettare il mondo in unità fondamentali e poi di costruire un sistema formale che descriva l'interazione di queste unità fondamentali con regole tipografiche ultra complesse, sostanzialmente trattare l'universo, le interazioni fondamentali, come enormi manipolazioni tipografiche di un sistema formale. E poi ci dice che già questa è una prospettiva forse un pochino ingenua per certi versi, ma sostanzialmente corretta. Ovviamente gli ingredienti fondamentali non sono le particelle, questo lo dico da fisico, ma sono i campi. Ma questo semplicemente coglie magari in modo un po' naif quali siano, o meglio ci racconta, poi lo sa sicuramente quali siano gli ingredienti fondamentali, ma qui ce ne sono altri, ci sono altre strutture che dobbiamo prendere. Tanto altro, ma poi porta dentro il discorso del determinismo in meccanica quantistica, nel senso che ci dice che questi sistemi formali di cui abbiamo parlato sono sostanzialmente deterministici in senso forte, quindi newtoniani, se vogliamo, i nostri sistemi formali hanno delle regole precise, e lui dice in un sistema formale che descrive tutto il mondo, un teorema dovrebbe essere uno stato dell'universo, ma da quel teorema con le regole di inferenza enormemente complesse ma potenzialmente scrivibili deduciamo un teorema successivo che l'universo all'istante successivo e così via. Ovviamente che sia possibile un isomorfismo di questo tipo è tutto da vedere. Lui solleva il problema più semplice, ovvero che questo determinismo forte non esiste nel mondo microscopico. La meccanica quantistica, che è la teoria con cui descriviamo una serie di fenomeni principalmente nel mondo microscopico, ma non solo, in realtà si parla di fenomeni che stanno sotto una certa scala di azione, che è una certa quantità caratteristica delle evoluzioni temporali dei sistemi, diciamo fenomeni microscopici, non solo, altrimenti i magneti non funzionerebbero, ma diciamo teoremi, fenomeni microscopici. Questo determinismo forte casca e ci rendiamo conto che esiste una sorta di indeterminazione, ma casualità intrinseca, vogliamo dire ontologica, della fisica fondamentale, ok? Che quindi lui dice, per scrivere un sistema formale che davvero cattura tutta la dinamica dell'universo, a patto che
lo possiamo misurare, è un punto di partenza, cosa ovviamente no, una misura interagisce col sistema, ma dovremmo in qualche modo incorporare nel tipo di inferenza che facciamo dei sistemi formali, esatto, dovremmo incorporare una componente probabilistica che però poi potrebbe prendere una direzione completamente diversa, ma ci sono tanti tentativi di costruire logiche nuove, non classiche, logiche coerenti col mondo della meccanica quantistica, partono da un assunto sostanzialmente corretto, ovvero che le stranezze della meccanica quantistica non sono stranezze di per loro, la meccanica quantistica funziona benissimo di per sé, ma le stranezze emergono quando noi cerchiamo di descrivere la meccanica quantistica col linguaggio che abbiamo acquisito e sviluppato da creature che vivono in un mondo sostanzialmente classico, salvo qualche fenomeno collettivo come i magneti o la produzione di luce o tutte queste cose qui, ma non esplicitamente quantistici in senso stretto, nel senso del parlato che stiamo intendendo. Quindi forse costruire un nuovo linguaggio, una nuova logica, ci permetterebbe di intendere in modo tranquillo la meccanica quantistica. Fortunatamente oggi la sappiamo riprodurre così tanto che l'abbiamo capita. Cioè ci è diventato un po' più familiare, anzi dopo un po' che ci state dentro non vi ricordate più come ragionare classicamente, ma è importante sottolineare che per quanto la riguarda la meccanica quantistica, fin tanto che non interagisce con sistemi macroscopici, fin tanto che la funzione d'onda non collassa, fin tanto che si evolve in modo del tutto deterministico, secondo un'equazione che si chiama equazione di Schrödinger, che fa evolvere le nostre funzioni d'onda, che sono gli oggetti fondamentali della teoria, in modo deterministico, addirittura l'evoluzione temporale in meccanica quantistica è unitaria, quindi le probabilità si conservano, quindi le informazioni si conservano in meccanica quantistica, potenzialmente tu dovresti essere sempre in grado di ricostruire dal punto di partenza dal punto d'arrivo, quindi più deterministico di così, poi nell'interazione con i sistemi macroscopici, queste funzioni d'onda che sono i nostri oggetti fondamentali collassano e quindi succede tutto un patatrac, ma magari ne parliamo in un'altra sede. E quando vogliamo costruire un sistema formale che descriva questa roba qui, ovviamente dobbiamo tenerne conto. Gray ci dice, ma quindi se trattino P trattino G trattino trattino è isomorfo sia un'addizione, letto da sinistra a destra, che è una sottrazione da destra a sinistra con... sì, non è un paradosso in realtà, non è assolutamente un paradosso. Noi stiamo dicendo che quel teorema è isomorfo sia a una certa somma sia a una certa sottrazione usando dizionari di traduzione diversi, no? Quindi P viene tradotto in un caso come più, nell'altro come uguale, G come meno e nell'altro come uguale, e leggiamo in una volta da destra e una da sinistra. Abbiamo solo due modi diversi di tradurlo e ci rendiamo conto che i teoremi nel sistema PG possono essere resi isomorfi con una certa, cioè sono isomorfi, possono essere resi esplicitamente isomorfi alle somme con una certa traduzione e alle sottrazioni di naturali con una certa altra traduzione. Quindi esiste un isomorfismo nelle somme, un isomorfismo nelle sottrazioni, nelle differenze. Questo non è un paradosso, questo ci dice sostanzialmente che però non c'è un'unica interpretazione sensata, quindi magari uno di noi poteva avere la speranza che ok, ci sono tante interpretazioni possibili, ma una sola è sensata e quindi è sempre univoca e quindi non è una struttura in più che stiamo mettendo, è sempre indotta da un sistema formale. Invece no, in questo caso ci rendiamo conto che le interpretazioni sensate sono almeno due, e quindi noi dobbiamo scegliere che interpretazione usare, e quindi noi stiamo effettivamente mettendo una struttura che porta informazione. Perché se ogni sistema formale avesse solo un'unica interpretazione sensata, allora la scelta dell'interpretazione sarebbe banale, sarebbe quella, sarebbe come quando hai uno spazio-tempo e una metrica e scegli la connessione di Levi-Civita, che è sempre una, questa è solo per i fisici purtroppo, non... Però diciamo che il punto cruciale è che lui ci sta dicendo che, attenzione, se ogni sistema formale inducesse un'unica interpretazione dotata di significato, non avrebbe nemmeno senso fare questo discorso sulle interpretazioni, sarebbe solo notare che esistono, ma ehi, è una, quindi in realtà è un salto naturale, che non è più un salto, se è naturale, univoco e vincolato in questo modo. No? Ma noto che le interpretazioni sensate in questo caso sono almeno due, noi stiamo dicendo che il discorso, stiamo provando che il discorso attorno alle interpretazioni è un discorso sensato, non banale, interessante e ci richiede una scelta. Quindi quando noi facciamo un'interpretazione, proprio il fatto che esistano più interpretazioni sensate ci impone di introdurre una sovrastruttura. Quindi è questo che fa sì che noi saltiamo di livello. Attenzione, che un sistema formale più un'interpretazione, se esistesse una sola interpretazione sensata,
un sistema formale conterrebbe la stessa quantità di informazioni di un sistema formale più un'interpretazione, perché un'interpretazione è unica, quindi è già contenuta nel sistema formale. Notare che ci sono più interpretazioni sensate significa notare che le informazioni sull'interpretazione non sono già contenute nel sistema formale, e quindi dobbiamo compiere una scelta. E sì, sì, ci sono addizioni escluse a seconda di come definiamo gli assiomi, ma non importa, ridefiniamo il codominio, quello non è quello il problema. Il punto è che esiste una struttura comune e non possiamo semplicemente gestiamo il codominio in modo furbo, ma quello è davvero poco importante, che sia un sottoinsieme delle addizioni, tutte le addizioni, la questione non cambia, c'è un isomorfismo. Il fatto che ci siano due interpretazioni sensate appunto ci dice che le interpretazioni portano delle informazioni che non sono già incluse nel sistema formale, e in più ci dice che le due porzioni di realtà, ok, le due porzioni di realtà a cui noi stiamo associando il nostro sistema formale con un isomorfismo sono anche, ok, isomorfe tra loro, quindi è un triangolo, il triangolo, no, it's a love triangle, immediatamente Twilight. Adesso divento ridicolo, io sembro, qua qualcuno mi chiama genio, io faccio di tutto, ovviamente ti ringrazio perché, ma di pure tutto quello che vuoi, Kiki, naturalmente, tutto quello che vuoi, ma non genio, no, tizio che ha un sacco di cose da imparare e che blattera molto bene delle cose che gli piacciono, quindi assolutamente non genio. Ai geni non ci credo, a parte Edward Witten, e di pure tutto quello che vuoi, non è detto che io sia in grado di leggere tutto, quindi mi ho deviato, così posso bere un sorsetto d'acqua. Ringraziamo lo stoico che ci sta seguendo da Facebook, ci stiamo avviando verso la fine, resistete, io ho queste note, ripeto, esiste una cosa che si chiama TP, che è un progetto di finanziamento diffuso, ve ne parlerò meglio in fondo, ma chi è iscritto al mio TP da un livello in su, che mi permette di sostenere economicamente questo progetto, che è una spesa sia per materiali che per tutto il resto, può accedere a queste note, che sono un ottimo strumento di ripasso prima delle live, quindi fateci un pensiero. Eccoci. Eccoci. Continuiamo. Quindi, d'ora in poi, per la prossima mezz'oretta, spero, ma temo un pochino di più, per la prossima mezz'oretta, la porzione di mondo in cui vorremmo mappare i nostri sistemi formali sarà semplicemente la matematica. La matematica, quindi quando diciamo mondo lo diciamo in senso molto ampio, parliamo anche del mondo astratto. Ok, quindi limitiamoci alla matematica, perché se noi vogliamo sfruttare i sistemi formali per avere, questa è la prima cosa che ci viene in mente, se noi possiamo creare degli isomorfismi tra questi sistemi formali che sono niente più che regole per scrivere dei teoremi e poi manipolazioni tipografiche, letteralmente tipografiche, cioè segni che possiamo fare con una penna per costruire altri teoremi, ok? Non dobbiamo più fare fatica, diventa un giochino meccanico e possiamo dedurre nuove informazioni. Ma quindi la questione, non sembro Zizek quando, no, Zizek quando mi faccio, chi lo conosce capirà, torniamo sul punto. Se noi vogliamo studiare una branca della matematica di cui non sappiamo tutto, perché una parte della matematica di cui sappiamo tutto, se questo è in qualche modo possibile, esaurito, non è possibile, fun fact, è uno dei punti del libro, ma se noi avessimo una branca della matematica, ipoteticamente, di cui sappiamo tutto, saremmo in grado, and so on, esatto, di costruire un sistema formale che perfettamente viene mappato in quella porzione di matematica tramite un isomorfismo, e poi ogni proposizione ogni teorema del sistema formale corrisponderebbe a una proposizione vera dall'altra parte, se un'interpretazione è sensata, e così via. Ma questa è un'applicazione banale della nostra nozione di isomorfismo tra sistemi formali e porzioni di mondo. Questa non è la cosa più interessante che possiamo fare. La cosa più interessante è prendere una porzione di mondo di cui non sappiamo tutto, che è quello che facciamo noi scienziati, e cercare,
Ok, esatto. Io sono, sapete che vivo in Italia, poi sto per ritornare a Monaco tra 2 giorni, ma vivo al confine con la Slovenia, quindi figurarsi. Quella cosa più interessante che noi possiamo fare, ok, ma sì, Kiki, ti ringrazio tantissimo, volevo solo dirti, guarda, esseri umani, siamo esseri umani che cercano di capirci qualcosa, e quello che dici sul gatto di Schrödinger è un pochino complicato, non lo possiamo trattare adesso, varie interpretazioni della meccanica quantistica proprio, però dai, non stiamo dietro ai gatti di Schrödinger, ci farò un video, promesso, promesso, parleremo e risolveremo una volta per tutte sta roba del gatto, ma useremo un cane, sono stufo dei gatti di Schrödinger. Allora, la cosa interessante che vogliamo fare, dicevo, che ci fa venire in mente, noi vediamo questo isomorfismo tra sistemi formali e matematiche e diciamo, caspita, ma c'è una roba che possiamo fare. Prendiamo una porzione di matematica di cui non sappiamo tutto, e in cui dedurre teoremi è particolarmente complicato, la traduciamo usando il nostro solito isomorfismo al contrario in un sistema formale, ad esse isomorfo, ok? Poi applichiamo le regole tipografiche, che sono meccaniche banali all'interno del sistema formale, poi ritraduciamo in matematica e impariamo qualcosa di nuovo che non sappiamo. Che figata! Ma c'è un problema. E se non sappiamo tutto su quella porzione di matematica, non è neanche detto che il nostro isomorfismo sia effettivamente, che la nostra mappa in un sistema formale sia effettivamente un isomorfismo. In un qualche modo, per avere una prova provata del fatto che si tratta di un isomorfismo, che già non banale, dovremmo quantomeno sapere tutto sul sistema formale e sulla matematica. Ma in tal senso il nostro obiettivo di scoprire qualcosa di più sulla matematica usando i sistemi formali casca di partenza perché possiamo costruire la corrispondenza solo se già sappiamo tutto. Ok? Quindi spero di essermi. Se volevo dirvi, spero di essere chiaro, Alessandro ci dice: non capisco un cazzo di quello che dici, ma mi piace come lo dici, grazie. No, no, è una cosa. Molta ansia, spero non sia così per tutti, vorrebbe dire che mi esprimo molto male, ma spero che alcuni di voi siano in grado di interpretare le mie parole confuse, le mie parole confuse. Allora, c'è un problema. Se noi vogliamo usare un sistema formale per scoprire qualcosa su una branca della matematica di cui non sappiamo tutto, e questo lo dico a tutti i tacchini induttivisti che ci stanno seguendo, okay, state molto attenti perché vi vengo a cercare. Dobbiamo in qualche modo dimostrare che l'unico che questo isomorfismo sussista effettivamente, no? Ed è la situazione che abbiamo nei numeri naturali, perché i numeri naturali sono effettivamente infiniti, noi non possiamo verificare che l'isomorfismo sia corretto per tutti i possibili numeri naturali, no? Quindi costruire un sistema formale ci richiederebbe infinite verifiche. Anche qui dobbiamo costruire un bypass di questa situazione, altrimenti siamo fregati, no? E qua Hofstadter fa un esempio un po' estremo, perché attenzione, dobbiamo distinguere la rappresentazione di una moltiplicazione in un sistema formale tipo PG, la moltiplicazione in sé, la rappresentazione grafica di una moltiplicazione, la rappresentazione grafica di una moltiplicazione e una moltiplicazione non sono la stessa cosa, sono l'insieme delle moltiplicazioni e delle rappresentazioni grafiche delle moltiplicazioni sono isomorfi tra loro, ancora una volta, ma non sono la stessa cosa, ok? Quindi è molto importante. La rappresentazione grafica, quindi la moltiplicazione in colonna 12x12 con tutti i passaggi, la prima mi sono trovato a fare questa moltiplicazione in colonna dopo anni, è stato molto divertente, dimostra che 12x12 fa 144, lo dimostra, questa non è una domanda banale, e in più vale per tutti gli n? Ma e quindi noi definiamo, ok? Definiamo una moltiplicazione. Come faccio a non sentirmi stanco? Litri di caffè e un sacco di desiderio di capire come funzioni questa logica proposizionale. Allora, noi, per tagliare la testa al toro, assumiamo alcune proprietà di somma e di moltiplicazione vere. Quindi, nella definizione delle nostre operazioni sul nostro insieme di numeri, implicitamente stiamo parlando di un infinito. Ovvero stiamo definendo delle operazioni astratte, indipendentemente dai numeri che ci mettiamo dentro, assumiamo vere certe proprietà, indipendentemente, appunto, dai numeri che ci mettiamo vere dentro, e abbiamo risolto. Quindi la soluzione di questo problema, del controllare che questa cosa funzioni per tutti i numeri, in qualche modo sta nella definizione astratta delle operazioni. Gran parte di quello che sappiamo fare in matematica dipende proprio dalla nostra capacità di trattare la matematica senza usare un numero specifico.
Cioè, non fare le cose per il 12 e poi doverle fare per il 7 e poi doverle fare per il 3 e poi doverle fare per il 186 così all'infinito, e non basterebbe un esercito di scimmie che batte su macchine da scrivere per un tempo finito, no? Nulla, seppur molto lungo. Gran parte di quello che riusciamo a fare in matematica dipende proprio dalla nostra capacità di astrarci, salire su un metalivello e costruire dei ragionamenti che utilizzino un generico numero n nei naturali. E poi questi ragionamenti, che stanno in piedi da soli e non hanno bisogno, come stampella, che noi assumiamo alcune proprietà di n, se non quelle generali, appartenenti a tutti i numeri del nostro insieme, quindi questi ragionamenti che non sfruttano il valore specifico di n, sono evidentemente dei ragionamenti. Banalmente, se noi vogliamo dimostrare che tutti gli n sono divisibili per 3, questa è una proposizione falsa, e a un certo punto nella dimostrazione ci troviamo costretti a fare delle ipotesi aggiuntive su n, perché altrimenti un n generico non lo possiamo usare per dimostrare che questa proposizione che di per sé è falsa. Se invece ci sono tante proprietà che invece sono generali a tutti gli n, e in questo senso, tipo, tutti gli n sono divisibili per loro stesse, ok, per 1, okay, comprendendo i numeri primi, se lo sono solo per loro stessi per 1 sono numeri primi, ma insomma tutti gli n sono divisibili per loro stessi e per 1, questa cosa può essere dimostrata indipendentemente dal valore di n, quindi automaticamente quando costruiamo questa dimostrazione, a costo di assumere come corretto ragionamento e tutto il resto, non possiamo dimenticarci delle cose che abbiamo detto prima, abbiamo una proposizione che vale per n infiniti n. Quindi in realtà abbiamo dedotto infinite proprietà, ovvero una copia della stessa proprietà per ogni numero naturale. Quindi abbiamo parlato di infinito bypassandolo con un metalinguaggio. Proprio questo nostro saltare tra livelli diversi di cui parla Hofstadter ci permette di trattare con parole finite ad un livello infinite quantità al livello più basso, no? Quindi questo è molto interessante. Quindi possiamo racchiudere la matematica, perché questo è il punto, in un sistema formale, quantomeno l'aritmetica, i numeri naturali, parlavamo di nozione astratta di numeri, ok, però attenzione, questa nozione astratta di numeri non ha niente più a che vedere, magari è suggerita dall'esperienza nella realtà che facciamo di numeri, ma i numeri nella realtà si comportano in modi molto più complicati, dobbiamo dare delle definizioni precise delle quantità che stiamo contando nel mondo reale, è complessissimo. Cos'è una goccia d'acqua? Dobbiamo fare delle misure fisiche, quindi i nostri strumenti hanno delle imprecisioni, quindi i numeri nella realtà sono robe che si comportano male, che hanno sempre degli errori con loro, degli errori di misura, perché noi con la realtà ci interfacciamo con delle misure, le misure hanno intrinsecamente dell'errore, dovuto semplicemente alla finita accuratezza e precisione di uno strumento di misura, e poi nel micro addirittura alla meccanica quantistica stessa, quindi figuriamoci. Però è altamente non banale, highly non-trivial, per usare il mio linguaggio professionale, capire cosa sia descritto da numeri astratti nel mondo reale, mettere confini e dare definizioni. Ok, torniamo alla nostra domanda. L'aritmetica può essere incapsulata? Non ti preoccupare, Alessandro, con la relatività speciale l'abbiamo già fatto, con la relatività generale ci stiamo lavorando, vai sul mio canale, recuperati i 14 episodi di Road to Quantum Gravity, più la live question and answer, più la question and answer di settimana prossima, e puoi farci tutte le domande che vuoi. Esistono infiniti numeri primi? È la proposizione del teorema, del cosiddetto teorema di Euclide, no? Però attenzione, questa roba non la possiamo verificare manualmente, perché ci servirebbero infiniti passaggi. Dobbiamo considerarne infiniti, dobbiamo trovarne infiniti, abbiamo bisogno di infiniti passaggi. Abbiamo bisogno di un meta ragionamento, di portarci un livello sopra. Dobbiamo dimostrarlo. E quindi introduciamo un nuovo tipo di ragionamento. Noi con la nostra mente, col nostro cervello, con questo organo umido chiuso dentro questo blocco di ossa, possiamo ragionare a livello astratto con numeri generici, come dicevo prima, e dimostrare cose che valgono per tutti i numeri, ed è proprio questo il bypass che ci permette di fare matematica, ed è quello che è difficile a una macchina, è il nostro essere uomini che fa sì che per noi sia semplice, anzi noi cerchiamo pattern da tutte le parti, cose generalizzabili da tutte le parti, evidentemente ci ha aiutato proprio tanto nella savana, ma il
la dimostrazione non è niente più che il procedimento metodico del pensiero. Qua io non, c'è un esempio di dimostrazione nel libro, che è la dimostrazione del teorema di Euclide, non ve la ripropongo, l'avete letta e la potete leggere. La chiave è che noi usiamo un N generico e poi generalizziamo il processo di generalizzazione, che è non banale, se fa sempre fatto con attenzione, soprattutto una macchina è sostanzialmente impossibile, ma per il nostro pensiero è banale, anzi è ragionevolissimo, è quasi necessario, lo vogliamo fare sempre, estendiamo all'infinito, portiamo la proposizione su tutti i numeri naturali. Questo è il procedimento metodico del pensiero che ci permette di fare matematica, dimostrare teoremi, scoprire proprietà di tutti i numeri. E quindi, come dicevamo all'inizio, deve esistere una struttura regolamentata del ragionamento, perché noi distinguiamo, noi intuitivamente, come distinguiamo una mazza pesante da una mazza leggera, avrei dovuto dire massa, ma le mazze vanno benissimo, sono anche più efficaci, distinguiamo intuitivamente, e poi quella roba l'abbiamo quantificata con delle bilance, ci abbiamo fatto la meccanica intorno, noi distinguiamo intuitivamente dei ragionamenti ben formati, corretti, e dei ragionamenti mal formati, scorretti. Ok? Quindi non banale, molto non banale. Se ci sono delle regole dietro al peso, che è quindi quella nostra percezione intuitiva di oggetti pesanti e oggetti leggeri, evidentemente ci devono essere delle regole che dobbiamo ancora esplicitare, che ci permettono di distinguere tra ragionamenti corretti e ragionamenti scorretti. E per trattare, cercare queste regole, il passaggio ai sistemi formali può essere estremamente utile, perché ci permette di tradurre il ragionamento in manipolazioni tipografiche meccaniche. Ok? Anche dimenticando l'interpretazione, possiamo passare al sistema formale se siamo capaci di farlo, siamo capaci di costruirlo bene, fare delle manipolazioni tipografiche, dimenticandoci il significato una per una di tutte quelle manipolazioni, non è assolutamente necessario, ok? E poi tornare indietro sperando di aver scoperto qualcosa di significativo e ogni tanto scoprire qualcosa di significativo. Ok? Il nostro utilizzo della parola tutti o qualunque o generico ci permette di aggirare l'infinito, e questa è una roba che la nostra testa fa così, ma che bypassa l'infinito, bypassa un muro alto infinito semplicemente portandoci a un livello più alto, perché una roba che sembra infinita, che è infinita a un certo livello, da un livello più alto è un puntino e lo possiamo scavalcare. Come un abitante di Flatlandia non può superare un muro che taglia un foglio, un abitante del mondo 3D lo può scavalcare perché si porta a un livello più alto. E questo è esattamente quello che succede con l'infinito quando noi usiamo una parola come tutti. Stiamo portandoci a un livello più alto, ma stiamo bypassando l'infinito a un livello più basso, che altrimenti sarebbe stato insormontabile. Se per una macchina è difficile, se non impossibile, saltare tre livelli, è anche difficile, se non impossibile, bypassare l'infinito. Quindi è molto interessante. Poi nel libro si parla di spacchettare un ragionamento, ridurlo alla sua dimensione atomica e poi studiare l'interazione di questi atomi di ragionamento, ma questo poi verrà trattato ampiamente nel libro. E quindi in una certa misura con questo ragionamento noi abbiamo, secondo me abbiamo trattato con grande attenzione, con grande dettaglio i punti chiave del capitolo, e direi che possiamo concludere qui la nostra conversazione, la nostra discussione del capitolo, il mio andare attraverso il capitolo. Ok, adesso interagisco con la chat, quindi ditemi cosa ne pensate. Entro domani sarà online sul mio TP il file di appunti, ok? E quindi adesso quello che succede è che io vi faccio 5 minuti in cui mi porto a un metalivello e vi parlo del progetto, di come finanzio questo progetto su YouTube, dopo 1 ora e 52, spero me lo permettiate, spero comprendiate, e poi ci riportiamo a un livello un po' più basso e continuiamo a parlare di Jeb, se vi va, per un po' di minuti. Intanto bevo un po' d'acqua, se non vi dispiace. E lo faccio per non crepare, è il trucco per parlare così a lungo. Allora, ma certo Gianmaria, tanti auguri, tu 18 è oggi, tanti auguri Gianmaria, sono felicissimo che tu mi segua e mi raccomando non rovinarti la vita facendo quello che faccio io. Uh.
Che fatica. Wow. Allora, controlliamo perché questa chat ha generato un po' di commenti sui social, poi vedo che parlate di neuroscienze, cose che non capisco fino in fondo sulla chat, quindi va benissimo così. Allora, mi dispiace, mi dispiace, ma metto gli occhiali perché sennò impazzisco, anzi li pulisco con la maglia, cosa che non avrebbe fatto. Ma poi li metti, quindi una cosa alla volta. Fabio ci dice: non ti viene mai la paura che il lavoro del fisico teorico rischi di incappare nell'illusione di isomorfismi apparenti? Non solo il lavoro del fisico, ma lo facciamo tutti i giorni. Noi abbiamo un potentissimo sistema di pattern recognition, noi cerchiamo pattern da tutte le parti. Da tutte le parti cerchiamo regolarità, pattern, isomorfismi, strutture comuni, generalizzazioni possibili, e questo ci ha permesso, secondo certe, insomma, di guadagnarci il posto. Cioè, avrei detto, evitiamo la terminologia di specie dominante, ma quantomeno di guadagnarci il posto che abbiamo nel mondo e costruire la nostra società umana. Adesso perdonerete il riflesso blu, spero. Ovviamente ci capita di trovare dei pattern scorretti, la pareidolia, quindi vedere figure divine nei toast bruciati è proprio questo, no? Vedere dei volti dove non ci siano. Quando noi ci distendiamo su un prato e guardiamo la forma delle nuvole, stiamo giocando col nostro sistema di pattern recognition, che ovviamente si sfasa e ci fa vedere figure dove queste figure non ci sono, dove quelli sono semplicemente ammassi di nuvole casuali. Carlun ci dice: prima di ogni altra cosa, grazie del fantastico lavoro che fai, seguirti è davvero formativo, grazie, lo è anche per me, perché parlando delle cose, le idee si chiariscono tantissimo, quindi anche io mi rendo conto che il modo che ho di pensare è parlare con qualcuno, quindi questo mi rende una bestia enormemente sociale, perché io riesco a pensare bene solo quando parlo con qualcuno. E quindi siete anche voi che mi aiutate, quindi grazie Tiuccio, grazie anche a te, grazie a entrambi. Ok, poi arriviamo al progetto su YouTube e tutto il resto. Giorgio ci dice: quindi nel formalizzare il ragionamento, l'obiettivo è di trovare le forme generali sulla base di queste su un sistema formale che riproduca ogni ragionamento corretto possibile? Questo è un po' estremo, ma in qualche misura sì, diciamo che noi vogliamo costruire un sistema formale, quello potrebbe essere l'upshot o la cosa che almeno ci viene in mente, la nostra perversione, il nostro sogno bagnato, di costruire dei sistemi formali che modellizzino o riproducano o incorporino quello che ci permette di distinguere tra un ragionamento corretto, che in tal caso sarebbe un teorema, e un ragionamento scorretto da un punto di vista proprio della struttura del ragionamento, quindi a un livello un po' più alto, studiare formalmente i ragionamenti con la logica. 909 o 909 ci dice: per ora tutto chiaro, grazie, grazie, grazie. Allora, adesso permettetemi di parlare, siamo a quasi 2 ore, quindi permettetemi di parlare un po' di siete 90, quindi ne approfitto tra Twitch, YouTube e quel posto terrificante che si chiama Facebook. Alberto Albert ci dice: c'è ancora una persona su Facebook, grande, grande. Ma dovresti avere una lavagna alle spalle ogni tanto. Certo, mi baso sul fatto che voi abbiate letto il libro, ok, lo spero, che ce l'abbiate quantomeno sotto mano. Purtroppo col tempo magari riuscirò anche a dotarmi di altri strumenti. Alberto mi dice: bellissima questa cosa, sento anch'io che riusciamo a ragionare solo discutendo con qualcuno. Non so se valga per tutti, vale sicuramente per me, ok? Quindi Spazi Attorcigliati è un progetto culturale su YouTube. Okay, se non avete altro da chiedermi, da dirmi, da raccontarmi, Spazi Attorcigliati è un progetto culturale su YouTube. Cosa significa? Significa che parlo di fisica, ma un sacco di altre cose. In realtà parliamo di letteratura, parliamo di filosofia, parliamo di fumetti, parliamo di politica adesso. E lo facciamo incassando veramente poco, pochi euro di pubblicità. Ovviamente Spazi Attorcigliati ha un costo non solo in termini di tempo, ma anche in termini di
materiale utilizzato, e quindi se vi va, solo se vi va, non è del tutto necessario, ma capirete bene che questo per me è fondamentale, ok, per riuscire a portare avanti questo progetto, se vi va di darmi una mano, ci sono due modi sostanzialmente per farlo. Il primo è di, adesso poi do un occhio alle ultime domande, è di comprare il merchandising del canale, ok? Quindi adesso ve lo lascio, poi se vi va, sarebbe bello se vi andasse di dare un occhio, quantomeno, e portarveli, poi ci sono tutte quelle cose tipo che se fate le storie su Instagram, eccetera. Adesso ci arriviamo a quale sarà il tema politico, quindi vi lascio questo link, innanzitutto, che è il merchandising del canale, devo farlo, ragazzi, spero che capiate che in un periodo di crisi globale del genere uno non si può permettere di, almeno non cercare di rendere le cose economicamente neutre, no? Perché questo è pesantemente in perdita, no? Questo progetto, quindi vi lascio il link al merchandising se vi va, mi farebbe ancora più piacere se deste un'occhiata, anche solo dare un'occhiata e decidere poi se supportarmi al mio TP, una piattaforma di finanziamento diffuso che permette ai fan di un progetto culturale come il mio o alle persone che lo seguono, perché la parola fan è terrificante, quindi i critici, mi parlo più di parlare di critici, ho davanti persone che mi giudicano se dico una cosa sbagliata, questo è molto fico e mi aiuta, questa è la parte bella. Quindi su TPI sostanzialmente è possibile iscriversi, fare delle donazioni spot, ma soprattutto iscriversi a delle donazioni mensili. Queste donazioni mensili ti permettono di accedere a diversi tipi di contenuti. Banalmente, il livello crononauta, che è il primo, ti permette di accedere a dei post, ok? Il livello 2 agli script originali, a livello bibliotecario di Babele puoi scrivere, puoi ottenere gli script originali dei video, a livello tecnologo trisolariano puoi vedere i video in anticipo, essere un'idea e così via, no? Poi puoi avere dei vlog speciali su come si farà, tutte queste cose qui. In realtà il senso del TP è aiutare a rendere economicamente sostenibile, perché Spazi Attorcigliati, e lo dico a tutti gli 88 che mi seguono, non è economicamente sostenibile per niente, ok? Sono pesantemente in perdita e ovviamente questo non è sostenibile sul lungo termine se poi a un certo punto uno vuole mangiare. Ok, quindi questo è importante. Se vi va di dare un'occhiata al TP e potenzialmente darmi una mano a rendere sta roba economicamente sostenibile, significa che ogni euro che entra esce, ok? Non ci guadagno un tubo, però almeno smetto di metterci di tasca mia i soldi per il materiale, che diventa un po' complicato. Faccio il dottorando adesso, non faccio il petroliere. Ok, quindi petroliere, qualunque cosa sia. Leggiamo le domande, una alla volta. Francesco ci dice: mi viene una digressione politica, i sofisti di Socrate nei dialoghi di Platone potrebbero essere delle buone forme prive di significato in anche i populismi? Sì, in qualche modo sì. Ti direi iscriviti al canale YouTube, perché arriva un video anche su questa roba qua, ok? Per l'autore esiste un rapporto tra l'autoreferenzialità e la nostra capacità di passare da un livello a un metalivello. Grazie per il tuo lavoro, grazie a te per esserci stato. Non voglio sbilanciarmi nella risposta, perché in qualche modo però arriveremo a tutte queste cose qui, Riccardo, non ti preoccupare, però volta per volta. Cerchiamo di non anticipare, perché se c'è un percorso interno al libro per arrivare a un certo punto, significa che c'è bisogno di acquisire altre cose prima di arrivarci, quindi cerchiamo di rispettare il percorso, ok? Senza buttare le cose così come a volte si fa in divulgazione. Quale sarà il tema politico di cui ti occuperai? Ok. Quale sarà il tema politico di cui mi occuperò? Come faccio a dirlo in poche parole? C'è una tendenza a parlare di razionalità in politica che mi fa vomitare. Quell'idea per cui qualcuno sostiene che la scienza e la ragione possano condurci al bene comune, ok? Ci sono due problemi sostanziali. Uno, non esiste il bene comune. Esistono istanze contraddittorie e la politica le deve risolvere. E due, anche se esistesse, non sarebbe materia scientifica, perché di mezzo ci sono l'etica e la morale. Quindi il succo è: la scienza può dirti, può permetterti di fare un'analisi di parte dello stato di partenza, può aiutarti a giungere dove vuoi arrivare, ma la direzione
non può essere determinata dalla scienza. E una parte del mondo antipopulista, okay, che si autodefinisce come tale, vuole affidarsi al tecnico e alla razionalità, rimuovendo completamente la politica, che è precisamente la risoluzione di quei conflitti e la scelta etica e morale della direzione in cui andare. E la scienza non può risolvere questo problema, non ti dice cosa sia un mondo giusto, ti dice solo come ottenere il mondo che vuoi ottenere nei limiti del possibile. La scienza ti dà l'energia nucleare, quello che ci fai lo scegli tu e non te lo può dire la scienza. Perché i criteri di valutazione di uno stato del mondo sono del tutto arbitrari e materia di dibattito filosofico. E rimuovere la politica in questo modo, rimuovere questa porzione di dibattito, significa non fare politica, ritirarsi e lasciare spazio a Malthusiani e personaggi bizzarri e pericolosi. Quindi è una grossa critica a un pezzo di mondo accademico, scientifico, liberale, di centro del nostro paese, ma non solo, che crede che la ricetta antipopulismo sia una dieta a base di dati, ok? I dati sono stupidi, per loro ci permettono una diagnosi, ma cosa vogliamo fare? Un'ecografia, ragazzi, vi può permettere sia di trovare un tumore da guarire, sia di individuare il punto migliore in cui sparare a qualcuno per ammazzarlo. E la scienza non ti aiuta a scegliere quale delle due cose fare, ti aiuta solo a fare bene l'ecografia, costruire la pistola e a rimuovere il tumore. Ma quale delle due scegliere? Lo devi scegliere tu. E quella è politica, quella è morale, quella è filosofia, e non se ne può occupare la scienza, non se ne può occupare la razionalità, non esiste il bene comune, scordiamocelo. Esistono conflitti. E chi vi dice che non esistono conflitti ha già preso parte in un conflitto. Dobbiamo smetterla di credere, adesso sto rentando, ma dobbiamo smetterla di credere che i cattivi, i nostri avversari, siano dei poveri agnellini digiuni di dati che, se solo fossero educati con la ragione, sarebbero d'accordo con noi, iniziare a trattarli come adulti, smettendo di essere paternalistici, riconoscere che anche loro hanno i dati a disposizione e che probabilmente sono guidati da una bussola morale diversa dalla nostra. Banalmente, il CEO di un enorme della British Petroleum, ok, sa benissimo cosa sia l'antropocene, sa esattamente quale sia l'impatto della sua attività su il clima, e sa benissimo che questo ci conduce verso la catastrofe climatica, e questo è quello che dice la scienza. Poi la filosofia, la politica, la morale ti dicono: ok, cosa dobbiamo fare? Abbiamo il dovere di salvare il futuro dei nostri figli e nipoti, di permettere loro di respirare dell'aria. Questo non è tema scientifico. È giusto o no? Salvare un mondo in cui magari i novantenni di oggi non vivranno, no? Magari non avranno contraccolpi. Quindi vedremo. Ah, ma quella, Fabio, io sono d'accordo con te, ma non siamo tutti d'accordo. Quindi quello che tu chiami bene comune, cioè tutti che hanno le scarpe prima di che qualcuno possa avere lo yacht, per qualcuno è male. E quindi non è bene comune, è bene dei tanti, è male per Jeff Bezos, questa cosa qui, ok? Quindi non è bene comune. Il bene di tutti quelli che devono avere le scarpe è il male di quello che deve avere lo yacht. Ma scegliere che uno non deve avere lo yacht e gli altri devono avere le scarpe è una scelta politica, non scientifica. Ok? Io sono d'accordissimo, naturalmente, ma io sono d'accordo. E non è che quello che ha lo yacht non se ne rende conto perché non ha studiato abbastanza. Deliberatamente riconosce che il suo diritto ad avere uno yacht, no? O quantomeno il policy maker che lo permetta. Quindi le cose sono un pochino complicate, però attenzione. A volte può anche essere che qualcuno riconosca la catastrofe climatica e dica: sai cosa, chi se ne frega. E quello è un tema morale, non scientifico. Non è un errore scientifico il suo. È un disallineamento rispetto al mio sistema di valori. Noi dobbiamo identificare precisamente questa questione. Non è un ignorante. Ha un sistema di valori diverso dai miei. Per me, nocivo, mortifero e da combattere centimetro dopo centimetro. Allora, torniamo alle domande. Quindi questo è più o meno il tema, ovviamente esteso. Grazie per tutte le bellissime parole che mi lanciate.
Carlucci chiede: vi è la possibilità che due sistemi formali tra loro contraddittori siano entrambi necessari congiuntamente per descrivere una parte di realtà, senza però che vi sia poi l'esigenza di inventare un terzo? Non ho capito bene la domanda. Che due sistemi formali tra loro contraddittori siano entrambi necessari congiuntamente per descrivere una parte di realtà, senza che però vi sia poi l'esigenza. Beh, è un po' la situazione in cui siamo con meccanica quantistica e relatività generale. Quindi Gabriele Di Maggio non fa paura, fa da speranza. E se è impossibile definire con certezza una qualunque regola matematica, non so se è una domanda appropriata. No, semplicemente le regole vanno assunte quando ragioniamo, alcune regole vanno assunte, assumendo diverse regole otteniamo risultati diversi. Il metodo scientifico non può a sua volta determinare la scelta della direzione politica più corretta? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Una volta scelta la direzione, scelto il mondo che vuoi realizzare, la scienza ti può suggerire come realizzarlo. Ok? Ma di base esistono delle scelte, delle scelte fondamentali che non sono di carattere scientifico. Quindi la scienza ti costruisce la macchina, ti dà le strade e ti dà il navigatore. Ma se vuoi andare a Monaco o a Parigi, quello è un tema tuo, non scientifico. Okay? La scienza può solo darti un buon navigatore. Giacomo Gavelli mi dice: grazie Davide, questo ragionamento molto interessante, okay? Ma la logica del formalismo non potrebbe in qualche modo considerarsi complementare, supplementare? Ragione Francesco. Ma certo, Creeper, ma su questo siamo tutti d'accordo, un politico non può condividere fake news, ovviamente, però non è sufficiente non condividere fake news, questo sto dicendo. O meglio, non è, nel momento in cui non condividi fake news non è ancora iniziata la politica, nel momento in cui parli di dati non è ancora iniziata la politica, perché quei dati ti danno una lettura del mondo, ok? E ti permettono di escogitare strategie efficaci per realizzare qualcosa. Ma cosa tu voglia realizzare? Che è il contenuto della politica, è la parte più importante, perché, signori, mai impresa umana fu più razionale dei totalitarismi del Novecento, più scientificamente razionale, ok? Più scientificamente razionale. Ma, signori, guardate un po', non era etico, quantomeno per il mio sistema di valori. Io combatto centimetro dopo centimetro perché quello che io ritenga bene vinca su quello che io ritengo male, e il mio senso del bene è prodotto. Insomma, questi saranno i temi del video, quindi spero, è già tutto scritto. Ovviamente Valeria lo vedrà prima degli altri perché è iscritta al mio TP, quindi attenzione, attenzione. Alla fine, Davide, la logica è una branca della matematica o la matematica è una branca della logica? Quindi vedremo. La violenza, Fabio, dipende. I valori non possono essere risolti razionalmente. Assolutamente no, assolutamente no. Io posso solo cercare di imporre con metodi suggeriti dalla ragione quello che io ritengo bene. Poi tu puoi anche andare a cercare un bene assoluto, solo con un bene assoluto esterno all'uomo potresti... Solo con un principio regolatore esterno potresti argomentare razionalmente il bene e il male, ok? Il bene e il male. Ma non è razionale in funzione della ragione. Attenzione, quello che stiamo dicendo è certo, Fabio, quello che stiamo dicendo dall'inizio di Gödel, Escher e Bach è che i ragionamenti possono portarci da certe ipotesi a certe conclusioni, amico mio. Da certe ipotesi a certe conclusioni. Ma la scelta dell'ipotesi è arbitraria e influenza completamente le conclusioni. La razionalità è esattamente ciò che distingue un ragionamento ben formato da un ragionamento non ben formato. E certo, io sono un esistenzialista attivo e quindi ti dico che certo non esistono bene e male al di fuori dell'uomo, ma noi abbiamo capacità di creare senso nelle cose, e quindi il senso, il bene e il male hanno una dimensione storica, negoziale, relazionale, e questo non li rende meno veri del bene e il male di chi crede in un bene e male metafisico, sono assolutamente veri nella misura in cui influenzano le nostre vite, ma si evolvono e la loro evoluzione nel tempo dipende dalla nostra azione, e lì sta la politica. Però non voglio dire tutto quello che dirò nel video, quindi per capire perché quello che dico non implica
non implica che si possa dire tutto di tutto, Fabio, guarda il video che sta per uscire sul canale. Quindi, sono è già mezzanotte 13, mi devo svegliare alle 7, però io ho la fortuna genetica, e questo è bene, davvero, mi sto triggerando e vorrei iniziare a... Bene, sono felice, Fabio, ve lo farò sapere. Se volete essere aggiornati sui video, ovviamente iscrivetevi al canale Telegram di Spazi Attorcigliati, che è distinto da quello di Jeb, si chiama Crocevia del Multiverso, lo trovate in fondo alla descrizione del video su YouTube. E tra poco, adesso come sapete, mi sto per... come ho detto, ok? No, Carluno, non lo sto presupponendo che i dati siano il punto di partenza della politica, assolutamente no. Io sto semplicemente dicendo che è ovviamente corretto chiedere alla politica di avere dei dati, di partire dai dati, ma non puoi fare politica partendo solo dai dati. Per fare politica hai bisogno dei dati che ti danno una lettura corretta dei fatti del mondo e di un sistema di valori morali che ti dice cosa fare con quei dati. Ok? Quindi, quanto mi manca la partnership su Twitch? Non lo so, Francesco, molto, molto, ma se ci siete, piano piano ci arriviamo. Quindi, Carlone, è chiaro che oggi la politica manchi anche sui dati e pecchi anche di mancanza di valore morale. Ok? Ma no, cioè, pecchi da entrambe le parti. Però credere di poter risolvere il problema. Cioè, c'è questa idea di fondo che two rational people cannot disagree forever. E questa è una sciocchezza, ma di proporzioni gigantesche. Quindi quello che succederà, due persone razionali possono non essere d'accordo, perché hanno valori diversi. Ed è importantissimo che questo sia esplicito. Quella è la ciccia della politica. Poi è chiaro, quando la politica anche deforma i dati, si incancrenisce, ma credere, non dobbiamo farci annebbiare da questa cosa qua. Non dobbiamo convincerci che basti raddrizzare la cultura del dato per sistemare la politica. Assolutamente no. Assolutamente no. Una volta raddrizzata la cultura del dato, è necessario iniziare a costruire la cultura della politica. Parte da lì, non si esaurisce lì. E la politica è prima di tutto discorso attorno dei valori. Perché altrimenti, ragazzi, non insomma, davvero, davvero, il nazismo e i piani quinquennali di Stalin erano estremamente razionalisti, no? Il semplicemente eticamente riprovevoli. Allora, la morale è il will dell'organismo che necessita di pervadere il mondo e renderlo componibile positivamente con se stesso, tagliendo così adesso il caos e l'indifferenza, avere solo rapporti buoni con se stessi, solo un meccanismo difensivo, nient'altro, poco male, una descrizione... nient'altro, dici poco. Ragazzi, non una descrizione scientifica e razionale e scientifica di un fenomeno naturale non lo rende meno straordinario. Cioè, tu hai detto una cosa topos straordinaria e hai detto nient'altro, e poi ci chiudi con nient'altro, ma renditi conto che quello che scrivi è pazzesco, che un aggregato di atomi possa fare quella roba lì. È straordinario, ok? Suscita a me un senso di meraviglia sconvolgente, anche quello è un fenomeno naturale, ma chi se ne frega? Ciò non toglie, attenzione a non fare riduzionisti, ciò non toglie che esista un altro piano del discorso dove possiamo godere della meraviglia che questo significa. Francesco, non solo, lui di Francesco ci dice, Jeb parla anche di linguaggio, conosci Roberto Mercadini, sarebbe micidiale un'ospitata con lui. Francesco, iscriviti al canale, il caro Roberto è un vero amico, nel senso che ho passato dei giorni a casa sua, abbiamo passato tanto bel tempo a Cesenatico con lui, abbiamo fatto dei video insieme, delle cose insieme, e naturalmente lui mi ha già dato la disponibilità per partecipare a un video di questa serie. Ci sarà il vecchio Rob, e in realtà abbiamo anche dei progetti in piedi un pochino segreti che non vi posso raccontare, quindi vedrete molto Rob nel futuro. Ha pure fatto un video con la mia maglietta, quindi lo trovi sul suo canale, quello sull'intelligenza, tra le altre, quindi casca fagiolo. Fabio ci dice, tornerai a fare video di relatività generale, mi manca la vera comprensione sulla caduta dei gravi, e il tuo live con quel filosofo, quel letterato, non mi hanno chiarito. Mi dispiace,
ma ne parlerò sì nel futuro. Adesso i prossimi video di fisica trattano temi un pochino diversi. Se vuoi qualche spoiler, gruppo su Telegram. Di 37R170 la razionalità è come l'inferenza, ti dà solo i mezzi per scoprire ed evolvere sotto la differenza fondamentale dell'etica personale che si può paragonare ad assioma, più o meno, più o meno. Che bello, notizia straordinaria, sono molto contento. Titan, ho iniziato alle 10 in realtà, ma adesso ragazzi ancora qualche minuto e poi dovrò andare a dormire. Alessandro Tassoni, proprio purtroppo spesso si fraintende il fatto che la scienza fornisca spiegazioni con il perché, le cause e il fine degli stessi. Io non credo ovviamente che ci siano fini, perché l'ho detto, non credo che ci siano questi livelli metafisici, okay? Non credo in questo, non radico la mia relazione col mondo nella metafisica, ma cerco di radicarla nella terra. Qualunque cosa questo significhi, cercherò di spiegarmi meglio in futuro. Però io credo che noi, per ragioni evolutive, per ragioni, ma ciò non toglie che questo sia meraviglioso e straordinario, perché è un livello di discorso diverso dalla spiegazione mera del fatto, ok? Siamo in grado di sovraimporre al mondo del senso, siamo produttori di senso e di significati. Okay? E in quanto produttori di senso e di significati, noi creiamo i perché, creiamo le cause, creiamo i fini e creiamo il bene e il male. Okay? Quindi, e questo non li rende meno veri di quelli a cui crede un religioso, naturalmente. Hanno solo un'origine diversa, ma nei fatti io credo che il bene e il male siano assolutamente veri, seppur prodotti umani, ma questo non li rende meno veri. A volte c'è questo errore, no? Io non sono religioso, Fabio, però io dialogo molto più semplicemente con tanti religiosi, perché a volte chi nega l'esistenza di un bene e un male di natura metafisica nega in toto l'esistenza del bene e del male, non si rende conto che noi creiamo metalivelli, creiamo sovrastrutture, creiamo livelli che vanno al di là del fatto, no? Lo facciamo all'interno delle nostre teste, ma anche nel ragionamento condiviso. Quindi, il bene e il male esistono, prodotti dall'uomo. Probabilmente se crepassimo tutti, esplodesse la Terra, non ci sarebbero più bene e male. E beh, il bene e male noi ce li abbiamo, abbiamo un senso di bene e un senso di male che sono enormemente complicati, come dice Francesco, fenomeni emergenti dipendono da dati biologici, dati culturali, dati sociali, storici, di interazione, infinite faccende, ma che pur emergendo da questa roba qua ci sono e dobbiamo farci i conti, anche se sono materia, anche se non sono metafisici, anche se non sono al di fuori del mondo, ci sono. E io la cosa più umana che io possa fare è agire in modo conforme al mio senso del bene. Perché tutto ciò che rende me stesso me mi dota di un senso del bene e di un senso del male, quindi io cerco di agire in conformità con il mio senso del bene. Questo è il punto. E di imporlo, è evidente, di imporlo. Perché io ritengo che una cosa sia buona e cerco di massimizzare quella cosa nel tempo concesso. È molto semplice. Anche se questo bene non ha origine metafisica, chi se ne frega, non è meno vero. Noi creiamo narrazioni, creiamo metafore, creiamo analogie e queste narrazioni non stanno nell'iperuranio, poi tornano indietro e influenzano la storia. E quando influenzano la storia, sono vere quanto lo siamo noi. Noi abbiamo questo potere e questo potere è responsabilità. Tutto qua. Pensano che la scienza possa fornire un senso e uno scopo? Assolutamente no. Assolutamente no. Cardun dice: ma come si può interagire politicamente e provare a dialogare con qualcuno che nega i dati oggettivi? Io posso discutere con chi interpreta i dati in maniera diversa dalla mia, ma come posso parlare con chi li nega? Quale sarebbe il terreno di discussione? Ti dico, Cardun, che probabilmente è sopravvalutato, nel senso che non è. Io credo che la gente si sia, ma non lo credo solo io, che la gente si sia allineata ai partiti cosiddetti populisti, perché sono più in grado di fornire, lontanissima da me, ma sono più in grado di fornire una visione organica del reale e a costo di riuscire ad avere una visione organica del reale, una visione etica della realtà, perché questo che propone banalmente il Movimento 5 Stelle in Italia, questo che banalmente propone la Lega, l'etica della Lega in particolare.
è quanto di più lontano esista da me sulla faccia della terra, è chiaro, è aberrante, vomitevole, ok? Ma è una visione etica. E a costo di avere una prospettiva etica, una proiezione verso il futuro, una visione organica del mondo, si è disposti anche a rinunciare al dato. Io credo che sia molto più semplice affrontare questi movimenti sul piano della politica e dell'etica, perché è quello che tocca al cuore la vita della gente. Questo è il punto. Quindi fornisci alle persone una visione organica, etica, una proposta di mondo, ok? Una proposta di mondo e avrai risolto in toto, fallo coerentemente con i dati, ma non pensare di poterlo fare solo con i dati, hai bisogno di una proposta etica, ok? Una proposta letteralmente politica, e se convincerai le persone ad accodarsi alla tua prospettiva, alla tua proposta politica, avrai probabilmente anche risolto il problema dei dati. È ovvio che sia difficile convincere qualcuno in un terreno di gioco in cui tutti falsificano i dati, però non è solo quello, ragazzi. Se gli operai e i metalmeccanici hanno abbandonato la sinistra, non si fidano più della sinistra nel nostro paese, non è perché gli altri falsificano i dati. E ve lo dice uno, nel senso, al di là di ogni equivoco, è la mia parte, io non ho mai nascosto il mio orientamento politico, mai, è disonesto, è fingere, no? Sì, però ragazzi, qua cripto. Per dire lo Stato? Sì, ok, ci sono di nuovo. Sì, ma attenzione! Anch'io vivo di speranze ideali e non di dati. Perché i dati mi servono a realizzare delle speranze e degli ideali, non altro, ok? Senza speranze ideali i dati non servono a un cazzo, ragazzi. E quindi la gente vive di speranze ideali ed è bene che continui a essere così. Perché col dato ci puoi costruire anche la macchina di morte nazista. Anzi, più scientifico di quello, ragazzi, più ben oliato di quello tecnicamente c'è poco nella storia. E lì il dato è stato super utile. Ma ben venga che si discuta di speranze ideali. È questo che manca da sinistra, non l'aderenza al dato, ci mancherebbe. Noi, perché se fingo di non riusciamo da 40 anni a proporre una visione organica della realtà. Ci sono degli esperimenti, ma non riusciamo a farlo consistentemente ancora. Ok? Ed è questo che è cascato. Fine. La terza via di Blair è un fallimento completo, ok? Ovviamente l'altra parte deve abbandonare l'esperienza precaduta del muro di Berlino, non c'è ancora una sintesi che permetta di proporre una visione coerente di mondo. Però ragazzi, è qua che sta il gioco. Non è convincere la gente, ah, vi siete fatti tutti intortare da questi che manipolano i dati, oh. Cerchiamo di tornare sulla terra e ricordarci che siamo tutti adulti, anche gli altri. Tra ideologia e politica, qual è il confine? È un po' definizione, ideologia secondo Marx è una cosa, ideologia in altri contesti è un'altra, insomma, sono parole complicate che richiedono tempo. Ragazzi, secondo me arriviamo a 2 ore e mezza e chiudiamo, perché qua sta diventando follia questa live. Siamo 77 persone a mezzanotte 27 di venerdì. Ideologia è un livello astratto superiore alla politica che elementi empirici che rendono più basso. Sì, in qualche senso sì, c'è una discrezione, una questione di concretezza, no? Un'ideologia consistente come fa a prescindere in una classificazione tra bene e male? Io credo che sia proprio quello che deve fare la politica. Io ti do una proposta di distinzione tra bene e male. Io ti dico che i conflitti, i trade-off, le contraddizioni, le dissonanze verranno gestite in un certo modo, in conformità con un certo sistema valoriale. Questo è quello che fanno i cosiddetti partiti populisti. È quella. Ovviamente è fare politica. Loro fanno politica, gli altri non fanno politica.
noi non facciamo politica. E quindi è cascata. Ragazzi, è normale. Ed è giusto così. Se tu non fai una vera proposta politica, che cosa vuoi che voti la gente? Caspita, secondo me la facciamo arrivare ai mezza, perché ci... Ma scontenti sempre qualcuno. E beh, la politica sta lì, eh? Sempre scontenti qualcuno. L'errore è proprio... L'errore dei razionalisti è proprio credere che con una politica razionale, che non esiste, nel senso esiste, ma ne esistono di più, ok? Ci vediamo settimana prossima, Francesco, mi raccomando, iscriviti da tutte le parti, Telegram, YouTube, eccetera. Date un'occhiata al TP. Certo che scontenti sempre qualcuno. Tiuccio, buonanotte a te, grazie mille a voi per esserci stati, a settimana prossima, e anche per me è una serata arricchente. Poi, quando mi triggerate, mi fate parlare di politica, io lo faccio super volentieri, sono contentissimo. Scontenti sempre qualcuno, Fabio? Eh sì, il mondo funziona così, non voglio essere ironico. È che mezza politica, la cosiddetta politica razionalista, no? Non se ne rende conto. Scontenti sempre qualcuno, perché il bene comune non esiste. Bene di qualcuno e male di qualcun altro. E tu da politico devi avere le palle. Scusate, questo forse è un linguaggio eteronormativo. Davvero, non è una battuta. Avere le palle è una cosa che forse non dovrei dire. Quindi devi avere la forza di... Non è eteronormativo la parola giusta. By the way, devi avere la forza, no, è parzialmente sessista, no? Però è un sono quelle cose, quei retaggi linguistici che vorresti evitare, no? Il eteronormativo nella misura in cui c'è l'uomo e la donna, e l'uomo è quello che ha le palle nella relazione, vabbè, poco male. C'è bisogno di una politica che abbia il coraggio, la forza di dire, sì, questi sono quelli che renderò scontenti e questi sono quelli che renderò contenti, sempre nel rispetto della dignità umana di tutti, certo. Ragazzi, buonanotte e sogni d'oro. Io vi ringrazio per esserci stati, siete ancora 72, questa è una roba che mi riempie di gioia su tanti di quei livelli che non ne avete idea. E quindi io vi saluto, vi ringrazio per esserci stati, vi suggerisco di iscrivervi al canale YouTube, al canale Twitch, al gruppo Telegram di Jeb, al gruppo Telegram di Spaziato Cigliati, Crociavia del Multiverso. Grazie Alessandro, anche a te, grazie Fabio, grazie Carlun, siete fantastici e non dovete per forza essere d'accordo, eh? Nel senso, io proprio perché sto facendo politica, sto parlando di politica e non di scienza, mi raccomando, datemi dell'idiota, ok? Grazie a tutti voi ragazzi, siete fantastici. Davvero fantastici, spero di rivedervi tutti. Date un occhio al TP che vi ho linkato prima e che trovate in descrizione, se vi piace, se sappiate che quello è il modo, visto che molti di voi me l'hanno poi chiesto anche in privato, il modo diretto per supportare Spaziato Cigliati. Ok, quindi sarei davvero onorato se decideste di supportarmi in questo modo, davvero onorato, sarebbe meraviglioso. Quindi io vi ringrazio davvero tanto, e come dico alla fine dei video che non faccio da un po', ma che tornerò a fare tra poco, soprattutto se sottoscrivete il TP, questo qua, ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. E per chi non lo sapesse, io chiamo la gente che segue i miei sproloqui, banda di crononauti, chiamo questi amici crononauti, e quindi crononauti, viaggiatori nel tempo. Ci vediamo settimana prossima, mi raccomando, leggete il terzo capitolo e venite qua a criticarmi quando sbaglio, per favore. Un grandissimo abbraccio a tutti e buonanotte.